Amici di Radio Brea, ma soprattutto amiche di Radio Brea. Bravo Tony, non riuscivo a scegliere chi di voi far andare. Questa sera bentornati su Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolkieniani. Questa sera un po' di notizie carine. Ci sono i leak su Celebrimbor e la forgiatura degli anelli e i poster di Empire Magazine, nonché i problemi tecnici di Luke, che era qua fino a un attimo fa con noi, ma non c'è più. Ma tornerà, forse, prima o poi. E qua con me questa sera ci sono Pier, Ricci e Tony. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Allora, Luke pare essere tornato. Eccolo lì. Luke, ci sei? Luke, ci sei? Ce la fai? Sei connesso, per citare? Sì. Parla. Prova 1, 2, 3, prova. Ti si sente bene, benissimo. Ben arrivato, è scoppiato ben arrivato. Il computer di colpo, non so come mai, scusate. Andiamo bene. Dobbiamo così solo di fare colpo è scoppiato. Il comics e andare a San Marino. No, no, ma non so come mai, non so cosa sia successo esattamente, ma a un certo punto... È quello il problema, non sapere il perché. Poi lo studierò, poi capirò il motivo, ma non è un problema, non preoccupatevi. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Vediamo un po' chi salutare questa sera. Allora abbiamo Alessia, Luke che fa le prove su Twitch, Francesco che chiedeva dove fossimo, visto che abbiamo iniziato con 2 minuti di ritardo. Ciao Francesco. Vedi? Ma cosa vuoi anche ma tu? Cosa vuoi? Tony stasera è una pressa idraulica. Alle 8:15 manca il link. Alle 8:30 manca il link. Manco Er Kebab mi ha fatto finire, il solito kebab perché, storico. Ma scusa, manca il kebab. Voi che siete abituati a mangiare alle 6 del pomeriggio. Ma chi è abituato a mangiare alle 6 del pomeriggio? Ma quello è il bresciano. Quello è il bresciano, ma che vuoi dare? Scusate, eccomi, grazie, molto gentile. Davide poi Castrone, salutiamo Roberta, ciao. Nicola, Andrea, Ibuki, Oscuro che ci scrive buonasera Gilby, Ici, Tony, Luke, se c'è buonasera Pierluigi, datemi speranza. Ormai è l'appuntamento di... È la frase finale anche, datemi speranza, sì. È la frase finale del percorso. Viene qua per fare un percorso spirituale oscuro tutti i venerdì sera. Gioele, ciao a tutti, grandissimo Tony all'Etna Comics. È vero, avete visto i video di Tony all'Etna Comics? Se non avete visto, ci sono sul Gioele, nostro... Ciao Gioele. Sull'Instagram di Radio Brea li trovate tutti. Poi abbiamo Andrea. Buonasera ragazzi, vi seguo sempre, ma stasera anche dal vivo. Ciao Grandi, ciao Andrea, ben arrivato, benvenuto nella chat dal vivo. Salvatore, ciao a tutti, questa sera riesco a vedervi in diretta, anche Salvatore, prima diretta in assoluto, ciao Salvatore, benvenuto anche a te. Poi abbiamo Verduro, buonasera gente, Francesco, ciao ragazzi, impaziente perché oggi finalmente posso ascoltarvi dopo un po' di puntate. Ale, anche Francesco, grandi ritorni in live. Oggi. Poi abbiamo Save Ewoks Project Zero, buonasera a tutti voi, buonasera a te, lui si era già collegato, mi ricordo di averlo visto live. Sì. Indimenticabile questo nickname. I buchi ormai l'appuntamento con Radio Brea è terapeutico. Vabbè. Guarda, meglio delle medicine, penso a questo. Cosa, Pier? Cosa? È una comunità di recupero diventata. Sì, sì. No, Pier. Comunità di recupero per fan tolkieniani che attendono la serie TV. Esatto. No, Pier, Radio Brea è sempre stata una comunità di recupero, non volevamo dirlo, però... No, proprio Sentieri Tolkieniani è una comunità sì, di recupero, anche quello è vero. È proprio l'associazione in sé, cioè siamo tutti... Vabbè, vedi che gente che raccattiamo qui alla mia sinistra, anche alla mia destra. Ciao, sono ciao, Luca, ciao. Bevo da 2 minuti. Dunque, allora, stasera scaletta alla mano di nuovo, con somma gioia attenzione, di alcuni. Attenzione! Scaletta alla mano, allora, all'inizio l'abbiamo fatto, la presentazione, presentiamo la puntata. Allora, questa sera, come dicevamo all'inizissimo della live, leak su Celebrimbor e la forgiatura degli anelli, nonché analisi pixel by pixel, perché il frame by frame non sono video, non si può fare, pixel by pixel dei poster di... Empire Magazine che sono usciti e che vedremo in edicola, tra virgolette, dal 9 di giugno dal 9 di giugno, appunto, insieme a tutta una serie di cose che dopo vi elenchiamo. Verduro, oggi è uscito The Boys, ma Radio Brea è la priorità. Io me ne stavo guardando un pezzo prima mangiando il kebab, ma Tony me lo ha impedito. Mario, sera a tutti, ciao Mario.
Davide, nel caso parlate brasiliano. No. Qualcuno sa il brasiliano? No, no, vietato. Buona Senji, bella Genji. Eccolo là, è partito. Ecco. Teleporno, è nel senso. Teleporno, ma se, guarda, se vai a... in spagnolo, dai. Poi, Luke, se, poi Luke, se vai a travestiti brasiliani, non è necessario che lo sappiamo. No, non volevo dirvelo. Cioè, no. Ma ecco, vabbè, esce, ecco come escono le verità. Hai lasciato intendere troppo. Allora, iniziamo dalle domande. Oscuro, sapete quando esce il trailer? Caro mio. Caro forse. Mio, caro mio. Chi lo sa? Chi... Beh, forse. Lo sa. Abbiamo, abbiamo un'idea. Disponibile adesso. Abbiamo sì, un'idea. Dopo, ma... dopo ne parliamo, magari. Diamo sì, delle sì, cose. Sì, esatto. C'è esatto, è nell'elenco delle cose. Esatto, è nell'elenco delle cose di cui discutere. Allora, da dove vogliamo iniziare? Dagli anelli e dalla forgiatura degli anelli, dai leak o da le immagini di Empire Magazine? Vogliamo partire leggeri con i leak perché poi dopo ci sarà da discutere. Sì, ma, dai, sì, dai. Iniziamo, allora, iniziamo da lì. Iniziamo dai leak che riguardano principalmente Celebrimbor e i nani. Abbiamo... una specifica su quando vediamo in azione Celebrimbor, ce lo vediamo arrivare dall'episodio 4 e poi dai successivi, quindi diciamo che dovremmo aspettare un po' per vederlo e quindi magari l'azione si sposterà per esempio in prime puntate più a Numenor o più ai porti dove vedremo Galadriel, magari Círdan eccetera, e poi vedremo che Celebrimbor è, penso a questo punto, anche Khazad-dûm nelle stesse puntate, mi viene un po' da pensare, e quindi poi vedremo sviluppata da metà stagione praticamente la storia di Celebrimbor, che poi sarà centrale nella seconda stagione, sarà sicuramente il centro di tutto. Insomma, sappiamo quando il personaggio di Chara Silvers entrerà in azione. Abbiamo diciamo, un punto abbastanza preciso. Dall'episodio 4. Ok, questo è uno. E poi ci sono delle, diciamo, delle notizie su sulla forgiatura degli anelli. Tra l'altro notizie molto importanti perché ci viene detto che Celebrimbor e i nani forgeranno anelli assieme, specifico anelli, non gli anelli, poi spieghiamo meglio, più o meno alla fine della prima stagione. Quindi quello che già ci è stato un po' detto nei mesi precedenti, la Fellowship, che gli anelli, alcuni anelli li avremo visti alla fine della prima stagione, ma che anelli sono questi? Probabilmente non sono i grandi anelli, sono delle prove, delle esercitazioni diciamo, che vengono fabbricati quando gli elfi e i nani, in questo caso, cominciano ad avere una padronanza un po' di quell'arte, e per chi si sta chiedendo se questa è un'invenzione della serie rispondo no, perché in realtà è una informazione che ce l'ha Tolkien stesso e ce la dà nel Signore degli Anelli, nel capitolo L'ombra del passato, in cui Gandalf spiega a Frodo che c'erano anche degli altri anelli fabbricati prima come prove, come esercizi d'arte, e gli elfi li consideravano gingilli da prova, ma lui dice che ma secondo me erano anch'essi pericolosi per i mortali. Quindi questa è una parte che ci sta assolutamente, perché è comunque un momento importante della storia, e lo vedremo alla fine della prima stagione. Quindi si presume che i grandi anelli saranno nella seconda. È difficile che ci siano già nella prima, ecco. Oltretutto... Magari... Oltretutto, sì, in teoria Annatar non si vedrà in questa stagione, o se si vede, si vedrà proprio alla fine dell'ultimo episodio. Esatto. E quindi senza Annatar gli anelli del potere non possono essere forgiati. No. E comunque con una serie che si intitola Gli anelli del potere, che tutti si aspettano degli anelli, comunque qualche anello dovevano forgiarlo, sì, dovevano magari... iniziare a dare l'idea che le Celebrimbor di fare poi gli anelli del potere. Sì, perché tra l'altro aggiungo una cosa che diciamo
che aiuta a comprendere un po' anche la trama, secondo me. Nei racconti incompiuti si spiega vagamente come loro mettono su questa impresa, che le Brimor è praticamente una specie di setta, una confraternita che si chiama White Imirdain, appunto la confraternita dei Fabbri, che fa delle riunioni proprio segrete e comincia a costruire degli anelli di questo tipo. Tra l'altro Celebrimbor già non si trova tanto d'accordo con Galadriel in quel periodo, perché già comunque Sauron in qualche modo lo influenza, forse potremmo vedere magari qualcosa di trasmissione del pensiero o qualcosa del genere, e quindi c'è questa confraternita comunque che si raduna in segreto e comincia a studiare l'arte della costruzione degli anelli. Penso che vedremo anche altri membri, non solo Celebrimbor, a fabbricare... Una Girida! Sì, una come nei migliori videogiochi, che figo. Esatto. esatto. Al cinema, sì. No, non c'entra nulla. No, su Amazon Prime Video. Ah, ok, esatto. Giusto. Sì. Ecco, questo è interessante il fatto che li forgia assieme ai nani, per simboleggiare questo ancora più l'amicizia che c'è. Tra i due popoli. Esatto, soprattutto perché Celebrimbor è uno dei pochi elfi che non hanno litigato con i nani nella sua vita, quindi molto amico, anche perché essendo nipote di Fëanor comunque aveva quell'amore per le arti che da Fabbro che lo avvicinava un po' ai nani. Gioielliere. Questo è anche una gioielliere. scusa Gilby, per curiosità. Citazioni di Boris Volanti. Ah, no, ecco, no, volevo capire quante si ripete. Meno 10. Si ripete. Sì. Allora, abbiamo qualche messaggino già. Dunque. Allora, sugli anelli verduro, gli anelli che ti vendono fuori la stazione, riferendosi a quelli lì di prova. Beh, esatto. Fuori dalla stazione, oltre agli anelli, vendono anche qualcosa di magico. Sono magici quelle cose lì, ma non volevo dirvelo. Ma stasera Luke è lanciato fra Viados e stupefacenti. Proprio. Luke, ma che io non ho detto stupefacenti. Io che ti vengono a prendere a casa. Sì. Scapperò. Ce l'abbiamo la clip, quella lì dell'FBI. Vabbè, i buchi, la prima stagione dunque sarà puramente introduttiva, ma secondo me no, probabile. Nel senso che comunque in realtà... la storia da qualche parte deve partire e bisogna arrivare a un certo punto, però... In realtà da quello che sappiamo, sì, sarà più che altro un'introduzione questa prima stagione. Sì, c'è... Allora, la seconda, diciamo, il secondo servizio su Vanity Fair... di qualche mese fa diceva chiaramente in un'intervista ai sceneggiatori che sarà sì introduttiva, nel senso che mostrerà il momento in cui si comincia la storia, come la situazione nei vari posti, e quindi chiaramente questo non vuol dire per forza che sarà statica, perché in certi posti ci potranno essere per esempio delle guerre, degli scontri, in altri ci sarà una situazione di calma, di costruzione di ambiente, eccetera. Quindi sì, sarà comunque, diciamo, sarà un assaggio di quello che vedremo poi. Veramente allora, sarà dobbiamo un po' distinguere forse tra le prime due come puramente introduttive, sì, e le altre, nel senso che comunque, come ci hanno sempre detto, che probabilmente le prime due sono di setting, cioè di capire come siamo le cose, dove andare, e poi le altre non sono puramente introduttive, quanto piuttosto entrati nel mondo, conosci quello che sta succedendo, ma non andiamo nel cuore del problema, cioè la forgiatura degli anelli, quanto piuttosto cerchiamo di capire qual è l'entrata principale, come poter entrare in quel mondo lì, cioè ecco, forse bisogna distinguere queste due cose. Sì, le prime due ti introducono alla seconda era, questo è il succo, e le altre ti mostrano i rapporti che ci sono in quel periodo e l'evoluzione che ti porta pian piano poi alla forgiatura e poi ad Annatar e tutto il resto. Quindi sì, la prima stagione è chiaramente è un assaggio, no? Di quello che vedremo. Più, vabbè, ci saranno anche tutte le storie dei personaggi originali. Quindi... certamente. Esatto.
Quindi da quello che mi pare di capire, traineranno un pochino la barca loro, forse, sì, all'inizio. Sì, esatto. Può essere. Nel senso che uno si, come dire, si immedesimerà, si affezionerà magari di più a questi personaggi nuovi che hanno una storia nuova da raccontare e che magari fanno muovere un po' le acque, mentre tutto attorno si evolve il contesto che in realtà già più o meno conosciamo. Sì, io aggiungerei anche un'altra cosa, una cosa di cui Tolkien stesso era consapevole, cioè non essendoci nella seconda era, come dire, la seconda era, la prima, ci sono questi grandissimi personaggi, ma il pubblico in generale, chi legge o chi guarda, deve appassionarsi a qualcuno anche che sia più alla sua, come dire, alla sua portata, no? Sì. Secondo me. E quindi è anche giusto che ci siano dei personaggi alla tua portata, tutti immedesimi, attraverso di loro vedi anche i grandi, probabilmente. È un po' il principio degli Hobbit, no? Che effettivamente poi ci sono. Quindi sì, è anche giusto, secondo me, che all'inizio traino i personaggi, chiamiamoli minori, senza però che tolga nulla ai grandi, perché comunque li vedremo al centro. Ma magari li vedremo anche da un occhio non loro, ecco. Non sempre, comunque. Poi, allora, altri messaggi sempre riguardo gli anelli. Vabbè, prima di tutto salutiamo Samu che dice: ciao ragazzi, ciao. Giusto oggi ho finito per l'ennesima volta di leggere Signore degli Anelli, un capitolo alla settimana per più di un anno, emozione pura. Bravo Samu. Bravo, ci sta. Bravo, bravissimo. Nicola, secondo voi questi anelli magici di prova barra difettosi come potrebbero essere caratterizzati? Ma in che senso? Cioè, visivamente, dici? Immagino. Partirei dal fatto che non è detto che siano poi anelli magici. Cioè, quello che sappiamo è che forgeranno degli anelli, poi che siano anelli normalissimi o magici di prova ancora non lo sappiamo. Ma presumo che, come dire, che questi anelli di prova comunque un minimo di magia debbano averla, perché altrimenti sarebbe solo forgiatura di anelli normali e secondo me non li aiuterebbe. Nello scoprire l'arte, se sono già orafi o fabbri sanno già farlo. Beh, ma aspetta, c'è un problema sull'anello stesso, cioè va bene che sarà circolare, ma quello che sarà l'esteriorità, cioè quello che messo la mano, cosa vede la persona? Cioè il drago, piuttosto che vedi l'anello di Balahir di Aragorn, come è costruito, la sua complessità. Sì, no, ma nel disegno. Quello che sto dicendo è che un orafo, un anello elaborato, lo sa già fare, non deve allenarsi per riuscire, per provare a fare degli anelli del potere. Quindi immagino che siano di cercare di infondere della magia qualcosa all'interno dell'anello stesso. Non per nulla anche Pier prima diceva che quegli anelli lì venivano definiti comunque pericolosi per i mortali, nonostante non fossero proprio gli anelli del potere. Ho la compagnia dell'anello sotto mano. Vai. E se volete vi cito proprio quello che dice Gandalf. Dice: in Eragon molto tempo fa si fabbricavano numerosi anelli elfici, quelli che voi chiamate anelli magici, e vennero ben inteso di vari tipi, alcuni più potenti, altri meno. Gli anelli minori erano solo campioni e prove, fatti per esercitarsi quando non si era ancora completamente padroni dell'arte, e fabbri elfici li considerano delle bazzecole. Ecco, e questo un po'. C'è anche da capire, forse, quello che tu dici, Pier, nella parola, tu hai detto quello che voi definite magici, cioè il relativo, perché comunque gli elfi non sa, cioè usano il magico, la parola magico, in maniera diversa. Da esatto. Come lo usano gli hobbit e da come lo usano le altre persone. Quindi probabilmente per gli elfi è un anello, tra virgolette, normale, cioè è una forgiatura di un anello. Quanto invece per i popoli esterni sono degli anelli magici, hanno qualcosa in più che gli elfi invece hanno già inserito perché è naturale inserirlo. Sì, esatto, sì. Sì, quindi sarà interessante secondo me vedere come i sceneggiatori creeranno questa cosa, cioè la esplicheranno praticamente. Sarà interessante, molto. E ci sarà un anello da forza più uno, un altro da destrezza meno due, e così via, non si arriva a una build di un certo tipo. Ok, sì. Ok, mi piace. Allora, sempre riguardo ai messaggi, i buchi, nei poster di anelli se ne vedono tanti. Chissà se tra quelli ci sono anche quelli che verranno effettivamente forgiati su schermo.
Credo che alcuni di loro sì. Alcuni di loro sì, effettivamente di Anelli, quando esaminavamo i poster settimane e settimane fa, ormai, mesi fa, avevamo notato tutti gli anelli che erano presenti e avevamo anche trovato la gioielleria americana che li aveva prodotti per la serie Into the Fire Jewelry, con la quale tra l'altro ogni tanto ci sentiamo su Instagram, devo dire che ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio, però purtroppo non mi possono dire niente. E sì, immagino che tra quelli qualcosa degli anelli del patero, quantomeno degli anelli di prova, ci possa essere. Secondo me poi invece non in questa stagione. Cioè non nei poster che vediamo. Poi può darsi che alla fine di questa stagione o all'inizio della prossima alcuni di questi anelli verranno anche... C'è un poster in cui vediamo l'anello, Ce n'è più di uno. Non tutti gli anelli sono magici. No, certo. Infatti. Quelli che hanno già, che già vediamo nei poster, sono anelli che avevano già prima e che non sono magici. Potrebbero essere anche character poster di... Non sappiamo di che momento della storia di quel personaggio o della prima o della seconda stagione. Magari hanno già indosso degli anelli che poi sono effettivamente quelli che pensiamo, ma... Oppure anelli gettati dagli elfi perché malfunzionanti, tra virgolette malfunzionanti. Dubito fortemente. Ici fa il contraddittorio oggi. Oggi è lanciatissimo. Ici dubita, a prescindere. Vabbè, ma è giusto. Si crea dialogo, è giusto. Io andrei avanti. Allora. Con l'altro leak. Sì, andiamo avanti con i leak. Il terzo che riguarda i nani, praticamente c'è una Meset, c'è una stanza della forgiatura che insomma probabilmente fa parte delle miniere di Moria, scusate, di Khazad-dûm, e gli anelli saranno forgiati lì. Camera appunto di rocce, una camera di rocce, giusto? Una camera rocciosa, vabbè, ma essendo dai nani non mi stupisce che sia una camera rocciosa. Sì, ma credo che quello che intenda qua sia che non è ben definita, cioè non ha i muri dritti ben scavati, è più una cosa grezza. Cioè, tra l'altro, grezza. Un po' cavernosa. Tra l'altro sembra un po' in contrapposizione, e questa è positiva, perché comunque, sì, positiva per modo di dire, fanno comunque gli anelli del potere. C'è un'altra camera della forgiatura separata che è nel Monte Fato. Praticamente c'è dentro il Monte Fato, c'è una stanza, qualcosa del genere, dove Sauron ha forgiato l'unico. Quindi sembra un po' il contraltare. È vero. Di quello che fanno. Può essere. Suppongo ne vedremo poi anche una nelle region dove effettivamente forgeranno gli anelli del potere. I tre degli elfi, sì. E chiaramente è giusto anche che siano fatti separati rispetto a quelli dei nani e degli uomini, perché chiaramente poi gli elfi li fabbricano da soli. Questo va sottolineato. Quindi forse qua in questa stanza forgeranno i 7 e i 9, ecco. Questa stanza di Khazad-dûm. Mi viene anche il dubbio. Possibile che, visto che ne vedremo una dai nani, una dagli elfi, una nel Monte Fato, possibile che ne vedremo una anche a Numenor? No, è impossibile. È per una questione cronologica, perché gli anelli erano già stati fatti quando... Non parlo di un posto dove verranno poi fatti gli anelli del potere, ma proprio per dare questa stanza, questa camera della forgiatura di anelli a un po' tutte le popolazioni. Per contestualizzare gli anelli degli elfi, dei nani, degli uomini, l'unico anello. Quindi luoghi diversi per ogni popolo, intendo. Non a Numenor, ma magari a un paese che ha una città umana, tra virgolette, una città del popolo degli uomini che sta per crescere. La lancio, Minas Tirith, per far capire il concetto. Che è Minas Tirith.
cioè a non Minas Tirith. Tirith, però ecco, magari un posto dove comunque il popolo degli umani sta, si sta stanziando per crescere. Ah, quindi tipo una colonia di Numenor. Allora, esatto. Guarda, ci sarebbe un unico posto, questo, che è la futura Umbar, quella dei pirati, sì, che è una colonia numenoreana. Effettivamente è Ar-Pharazôn che mette sul porto di Umbar, eccetera. L'unica cosa è che i nove non vengono forgiati dagli, praticamente, cioè gli uomini se li vedono recapitare a un certo punto, questi nove da Anatar, quindi sono forgiati probabilmente o a Casa Doom o nell'Eregion, perché Celebrimbor a un certo punto, quando, ok, non dovrei spoilerare, però più o meno tutti sappiamo la storia. Cioè, a un certo punto, vabbè. Ragazzi, scusa Pier, scusa un secondo, ragazzi, sì, tutti, no, non noi, ma quelli presenti a casa, alzino la mano e dicano quanti hanno letto Il Signore di Valirion, cioè lo alzino queste mani, almeno, tanto per dire. Ok, adesso puoi andare avanti. Ok, praticamente quando, questo c'è anche nel Signore degli Anelli, quando Celebrimbor si accorge che Sauron sta recitando la famosa poesia, e non solo si tolgono gli anelli, ma lui raggiunge Galadriel con i sette e con i nove e hanno una discussione, quindi lui a un certo punto li porta via, poi se li riprende, quando succede quello che succede, Sauron se li prende lui, quindi erano già stati forgiati probabilmente lì nell'Eregion, ecco. Sarebbe bello vedere una camera di roccia anche in una città degli uomini, tipo Umbar, appunto, ma non so quanto possa essere collegata a una forgiatura, ecco. Difficile. C'è Verduro che dice: gli uomini, sì, ordinano i nove su Amazon. Sì, esatto. Beh, d'altronde è per questo che hanno fatto la serie su Amazon, cioè perché è legato a quella cosa. E giustamente glieli recapitano, come saranno tutti sorridenti poi. Sì. Ma domanda qua, io non mi ricordo assolutamente, si ha informazione certa che i nove degli uomini sono stati forgiati anche loro nell'Eregion, o potrebbe esserci, sì, c'è l'informazione certa, sì, 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 okay, è proprio, dice proprio che Celebrimbor e la Myrdain fabbricano appunto i sette e i nove assieme, diciamo, grazie agli insegnamenti di Sauron, quindi proprio questo viene detto, mentre, okay, i tre li fanno per loro. Sì. Ok, ok, allora niente, perché sennò sarebbe stata molto bella da vedere, anche, sì, come collegamento, la forgiatura dei nove da parte di Annatar, magari in questa stanza segreta del Montefato, andava ancora di più a legare il destino dei nove, poi a lui, perché forgiati a lui, però no. Sì. Se si ha l'informazione certa, allora non sarà così, però peccato, ci sta, era carino. Devo tornare indietro nel tempo e dirglielo a Tolkien. Dire, guarda che potrebbe... sì. Secondo me, se cambi sta cosa è più... Tanto puoi, esatto, chiamare Jeff tranquillamente, gliela puoi dire, no? Ah, perché così mi presta la macchina del tempo, per quello, sì. Anche. Però magari nel telefilm potresti mettergliela, no, giù. No. Sarebbe una variazione troppo esagerata. Non ha... Ce n'era un altro? No. Era l'ultimo, sì, questo. Sì, ce n'era un altro. Aspetta, guarda, prima di continuare ci sono due commenti. Oscuro, sì, che, dai, dice appunto: io farei questa stanza divisa in scompartimenti, come dicevamo, no? Cioè, adesso l'ha detta, sì, molto stretta, però secondo me, cioè, l'idea di base era proprio come dicevi anche tu, Ici, un posto ciascuno era... ma nessuno, una... detta molto così banalmente, però non è così malvagia come idea, forse. Sì, perché no? E poi i buchi, domanda, una domanda, domanda per Pierluigi. I 7 e i 9 vengono forgiati appositamente per i nani e per gli uomini, oppure viene deciso in seguito di distribuirli alle varie razze? La seconda che hai detto, perché in realtà non era un progetto per i 7 per 9, è un'idea di Sauron quando se ne impadronisce, chiaramente. Forse aveva questa idea dall'inizio, ma ecco, finché Celebrimbor l'aveva in mano non poteva attuare questa cosa. E quando Celebrimbor e Galadriel non trovano la forza di distruggere gli anelli, Celebrimbor torna con gli anelli là, poi Sauron se li prende e, ecco, poi li distribuisce lui. Però sì, non c'erano gli anelli. Salute. Grazie. E quindi sì, è una cosa che succede quando Sauron ce li ha effettivamente in mano, decide di distribuirli, di usarli per i suoi scopi. Perché li controllava comunque quegli anelli lì.
aveva una proprio mano, una specie di marchio di fabbrica su di loro, no? Erano tarocchi? Sì. Non lo so, Rick. No, non lo so. C'erano taroccati? Sì. Infatti. Ok. Passiamo okay. all'ultimo leak, allora. Sì. Allora, qui ci viene detto che Celebrimbor è, diciamo, come dire, allertato, nel senso che viene a conoscenza riguardo alla crescita, insomma, della paura, della confusione, del terrore attorno ad Adar, che si spaccia, pare, per signore oscuro in qualche modo nella prima stagione nell'est, e quindi lui vuole essere preparato a questo. Ecco, questo leak personalmente lo trovo molto interessante per due motivi. Uno, perché comunque mostra un Celebrimbor non solo dedito a sbattere sull'incudine, ma è quindi ben consapevole di quello che accade nella Terra di Mezzo, ma anche mi dà l'idea che questo Adar, essendo un elfo decaduto, in qualche modo Celebrimbor lo conosca. Cioè, perché non è che va all'est Celebrimbor, quindi o qualcuno gli porta notizie, per esempio Galadriel, eccetera, oppure ha dei contatti all'est, oppure si sa chi è questo Adar, cioè si sa che è un elfo decaduto e lui ne ha conoscenza dell'identità. Ecco, questa è l'idea che mi sono fatto io, ma non so. Ma a me invece viene in mente, purtroppo, uno scenario tipo la minaccia fantasma di Star Wars. Ah. Della serie. Questo Adar è Darth Maul. Annatar è l'imperatore Palpatine, che non si sa ancora che lui è il cattivo. Ok. E capito? E fa, ah, e sì. Dice a tutti, è quello lì il cattivo, è quello lì, tutti sul cattivo. E nel frattempo lui quindi prende potere. Mi ricorda, purtroppo mi viene in mente questa scena. Però queste cose non si dicono, Gilby, perché così tu stai affermando che Tolkien, che Tolkien ha copiato da George Lucas. Ma no, c'è Adar, è originale. Sì, sì, il personaggio originale. Ah. Adar è un personaggio originale, però come ipotesi di come può funzionare questa cosa qua, mi viene in mente che Adar potrebbe essere un fantoccio messo su appunto da Annatar per attirare su di sé l'attenzione, far credere che sia lui la minaccia crescente a est, mentre invece c'è già lui che sta girando all'interno delle popolazioni libere, sta già seminando il male fra di loro. C'è anche un'altra ipotesi. Sì, c'è anche un'altra ipotesi, che Adar sia un po' il frutto dell'anarchia della caduta di Morgoth, nel senso che Sauron si nasconde, deve trovare le forze e i servitori di Sauron, di Morgoth, rimasti in giro, come dire, cercano di rendersi in qualche modo indipendenti. A questo io collegherei anche quella rivolta di orchi che non vogliono stare dalla parte di Sauron nella seconda era, possiamo leggerne nella natura della Terra di Mezzo, potrebbero sfruttare questa cosa tolkieniana per attaccarci Adar, secondo me. Quindi bisogna vedere come lo fa. Sicuramente è un rischio questo personaggio, è un rischio. È indubbio che potrebbero fare come dici tu, perché il rischio c'è di questa... Ma che poi giocata bene, in realtà come idea non è così brutta. Vabbè, è brutto come l'hanno fatto in Star Wars, però non è così brutta l'idea in realtà di giocarla così, ci starebbe. Sì, quindi stiamo a vedere, appunto, si esplorerà anche un po' i rapporti che Celebrimbor ha fuori, il modo in cui gli arrivano le notizie, se gli arrivano attraverso il Galad o Galadriel, vedere anche i rapporti che ci sono tra di loro, che all'inizio magari sono positivi, e poi c'è qualche contrasto, perché quando ovviamente Celebrimbor presta orecchio ad Annatar, si distacca da Galadriel e Celeborn, per esempio, anzi, c'è proprio una specie di mezzo colpo di stato a un certo punto, a Ostinedil, quindi sì. Vedrà anche tutti questi rapporti qua. Interessa, si fa sempre più interessante la faccenda. Sarà bello vederla sul teleschermo. Allora, c'è qualche domandina. Partiamo da Manu. Domandona. Nel Silmarillion si parla che i nove vennero dati a potenti re, stregoni e guerrieri. Quegli stregoni di cui si parla sono Istari? No, sono uomini. Sì, sono principalmente uomini. Si sa che Tolkien dice che almeno tre erano
grandi signori di Numenor, quindi magari guerrieri o soldati o principi, eccetera. Uno è un re dell'est, gli altri, insomma, sembrano tutti uomini, ecco. Gli stregoni, gli istari sono Maiar, in teoria. Quindi è difficile che vengano dati a loro, insomma. No, sono tutti per gli uomini, perché ovviamente poi sono mortali e si legano lui in quel modo, Nazgûl. Quindi vengono dati solo a degli uomini. E lì ci sarà da lavorare per definire l'identità di questi personaggi. Quindi, sì. Che si sa molto poco. Abbiamo solo il nome, poi devi inventare tutta la storia in realtà. Quindi io personalmente degli altri, poi. Esatto, sono molto curioso di sapere la storia del Re Stregone, perché... Sì, quella non vedo l'ora anch'io. Sì. Cervellati per trovare una specie di identità di questo personaggio, ci sono uscite anche fan fiction su Re Stregone. Tipo quella di Pierre, ma vabbè. lì ci sto tornando su, perché quella parte non l'avevo ancora tipo rifinita, quindi uscirà anche quella. sì. L'aspettiamo. Sì. Allora, poi altra domanda di Nicola. Tolkien ci spiega perché Celebrimbor preferisce mantenere segreta la sua setta. Ammetto che non ricordo, che sia per il fatto che era pappa e ciccia con Annatar, che era mal visto da Gil-galad. Sì, beh, principalmente questo è il motivo. Nel senso che cosa succede? Succede che Annatar va in visita da tutte e due. Gil-galad lo manda via a calci nel sedere, più o meno, anche se in modo elegante, e invece che Celebrimbor accetta. Il problema è che Annatar in qualche modo avvelena la mente di Celebrimbor, lo affascina e gli parla male di Galadriel, di Celeborn, dicendo che sono invidioso del suo potere, dell'importanza che ha lui, eccetera. In fondo, solo che non ce lo dice, ma uno può pensare, tu sei il nipote di Feanor, quelli erano quelli che vi hanno spodestato, Finarfin, eccetera, quindi sia Gil-galad che Galadriel. Quindi chiaramente lui mantiene segreta la setta perché è appunto un po' sobillato da Annatar, teme che Galadriel voglia proprio esautorarlo da Ostineril, dove lui è un po' il leader, e quindi non vogliono che loro mettano un becco su questa cosa degli anelli, perché Galadriel era abbastanza contraria a questa cosa all'inizio. Quindi, poi però vedi, anche Galadriel in qualche modo viene affascinata, no, da questa cosa degli anelli, perché ne prende uno, eccetera. Quindi sì, all'inizio c'è questo scontro proprio di... Perché lei andava in giro a dire guardate che c'è un'ombra nell'est, guardate qui, guardate là, e che Celebrimbor non l'ascolta, e quindi sì. Il tenerla segreta è proprio per, appunto, per questi screzzi che ci sono tra i vari signori di dietro. Gilby, sei muto. Sì. Scusate. Dicevo, abbiamo alcuni ascoltatori abbastanza caldi stasera. Verduro, Oscuro, i buchi. Verduro ci scrive, tu eri il prescelto, dovevi sconfiggere Sauron, non unirti a lui. Così, per citare sì, Star Wars. Beh, sì, esatto. Questa sarebbe un po' la frase che direbbe Gandalf a Sauron. A Saruman, scusatemi. Alla fine. Sì, è vero, ci sta. E poi aggiunge questa, Celebrimbor che si fa sedurre dal martelletto di Annatar. Vabbè, Verduro. Ho detto che era caldo. Se partiti male, si decresce sempre di più. E che abbiamo usato la parola fanfiction. Fanfiction, purtroppo, a seconda di chi l'ascolta, fa scattare delle molle diverse, sì. No? La parola fanfiction. Oscuro ci scrive, del Re Stregone mi piace la fanfiction del ciclo del marinaio, dove il Re Stregone è il fratello minore di un re di Numenor. Io non ce l'ho presente questa, però magari Pier sì. Sì, non l'ho finita di leggere, quindi probabilmente questo pezzo ancora non ci sono arrivato, perché non è proprio trovabilissima come fanfiction ultimamente. Però sì, perché, ecco, questa è una cosa su cui ci ho sempre giocato un po', pensarci. Praticamente il padre di Ar-Pharazôn, il fratello di Tar-Palantir, praticamente conduce una vita di guerra civile con il fratello tutto il tempo. Poi muore e Ar-Pharazôn diventa praticamente quello che diventa. Quindi
non mi ricordo se è proprio lui, questa fanfiction si punta su questo personaggio qui o su un altro, però non sarebbe male come idea. Chiaro che dovrebbe essere un personaggio però di un'epoca, non dell'epoca del Farazon, perché gli anelli erano stati fatti, ma prima, decisamente prima, quindi bisognerà vedere un po'. Bisogna che lo scelgano anche bene, di uno che comunque in vita ha sperimentato, diciamo, la stregoneria in qualche modo. Perché re stregone non è scelto a caso, evidentemente... No, infatti. Evidentemente, ecco, probabilmente uno di questi tre era un stregone, ecco, uno era uno di Numenor, cioè il re stregone era uno di Numenor, sicuramente, anche per la, per la potenza... che ha avuto, doveva essere uno degli amici, degli ex amici degli elfi, diciamo. Ecco. Sarà interessante vedere. Sarà interessante per me anche vedere quando introdurranno la bocca di Sauron, che è un Numenorano nero. Che quindi sicuramente... E sarà più bello sicuramente che nel Signore degli Anelli, perché lì era già messo male. Quindi... Io su quello ho un aneddoto. Prima dell'uscita del Ritorno del Re, non so se... Vabbè, sì, ormai... Correva sono l'anno. Quasi tutti. Ah, non mi ricordo che anno era. Ero molto giovine e portavamo a teatro appunto Il Signore degli Anelli, no? Con alla regia Yves Coassolo, nell'allora Compagnia dell'Anello, Compagnia Teatrale. E ricordo che il costume che avevamo realizzato... Avevamo, dico come compagnia, io non ci ho messo mano, come per la bocca di Sauron, e si è rivelato poi identico a quello del film, ma non lo sapevamo. Era molto molto simile, ero rimasto colpito da sta cosa. C'entra niente con tutto quello che stai dicendo, però così volevo dirlo, perché volevo condividere questa cosa. Era pazzesco. Ma a me in realtà comunque poi l'interpretazione visiva della bocca di Sauron di Jackson è piaciuta. Era bello, sì. È piaciuta parecchio. Era inquietante al punto giusto. Sì. Allora, c'era una domanda interessante, però non lo so. Allora, Davide chiede, un Nazgûl potrebbe essere la sorella di Isildur? Non penso per quello che dicevo prima, cioè gli anelli sono già stati forgiati, troppo giovane, poi difficile, perché da quello che sappiamo lei è contro al fatto che lui vada in guerra nelle truppe di Ar-Pharazôn, quindi è un personaggio probabilmente positivo, ecco, quindi non ce lo vedo che cade nell'ombra in questo modo. Poi cozza molto con la cronologia. Sappiamo che uno dei veti è sulla cronologia, no? Di non cambiare la cronologia di certi eventi, di non far diventare come l'ombra della guerra, no? Dove vediamo Théoden, Helm e un Nazgûl. Quindi, ecco, quelle cose lì non penso le vedremo, insomma. Speriamo di no. Speriamo di no. Comunque sono proprio vincoli, come dicevi anche tu, Pier, sono proprio vincoli, cioè, qui c'è scritto così, e questo è il popolo, questo è il tempo... Dovete mantenere queste cose qua, queste caratteristiche. Esatto. Non potete inventare esatto. Cose. Sì, alcune cose che l'hai ricordato. Sì. Fatto bene a dirlo. Oscuro, sulla cosa che dicevi tu prima, del fatto che potesse essere un grande di numero, fa un'ipotesi carina. Cosa ne pensi? Allora, e se il re stregone nella serie fosse Gimilcad, il padre di Ar-Pharazôn? Dovrei guardare sempre la cronologia per capire se gli anelli c'erano già oppure no. Ma chissà, potrebbe anche essere, perché non sappiamo bene, effettivamente sappiamo che è un po' parecchio prima di Ar-Pharazôn che gli anelli vengono dati a questi uomini, però non sappiamo precisamente quando. Quindi potrebbero giocare anche con la compressione temporale, effettivamente, e quindi chissà, Gimilcad sì, potrebbe anche essere un candidato buono, comunque questi, cioè, sicuramente questi re che decidono di abbandonare la via dei Valar e seguire l'ombra sono dei candidati per il stregone. Magari, sai, il fatto dello stregone è semplicemente inteso come tentativo di sconfiggere la mortalità, che è uno di quelle, degli errori, no, dei Numenoreani. Quindi sì, potrebbe essere un'ipotesi interessante questa, sì. Sicuramente, non è male come idea. Poi abbiamo Save Ewoks Project che chiede: e se il re stregone fosse una donna? È una scelta che apprezzerei.
sa che non è da escludere. Non è affatto forse sulle stregone come capo del gruppo direi di no, forse io personalmente, ma uno dei Nazgûl forse sì. Sì, potrebbe essere una donna. Sì, sì, anzi, io lo credo abbastanza certo, perché chiaramente una rappresentanza serve, come si dice. È vero anche che nel Signore degli Anelli si vede proprio che i nove sono tutti uomini, sì. Però siamo sempre lì su quel film. Nel film, però siamo sempre lì sul discorso, come diceva il re stregone quando viene ucciso da Eowyn, nessun uomo può uccidermi, il concetto sì. Di uomo è leggermente diverso, nel senso, come essere umano, quindi che Tolkien non avesse mai detto che erano uomini come sesso maschile o come uomini come popolazione, questo non lo possiamo sapere, quindi l'unica opzione che potrebbe dirci è boh, ci potrebbe stare come cosa. Anche per sì, il re stregone lì pensa in essere umani, ma quando Glorfindel fa la sua profezia, in realtà Glorfindel non pensava a essere umani, pensava nessun uomo maschio, probabilmente, cioè questa ambiguità delle profezie, quindi bello. Però sì, non c'è scritto che in Nazgûl, almeno sì, c'è scritto che erano uomini, viene detto, però sai, non è esplicitato, però io penso che, considerando anche le situazioni giuste di rappresentanza, bisogna anche guardare le cose un po', come dire, fuori da Tolkien e guardare, no, con le logiche del mercato del cinema, probabilmente uno di Nazgûl sarà una donna. Sì, o anche un paio, ma alla fine sì. ci potrebbe stare, effettivamente. Non... Sì, perché poi dopo sarà tutto bandato. Sì, infatti, che... stavo pensando anche a come l'abbiamo visti nel Signore degli Anelli di Jackson, con, sì. con quei teli addosso, non si capisce sì. effettivamente cosa c'è sotto di preciso. Esatto. Allo stesso tempo, anche quando nell'Hobbit li vediamo in armatura, però sono armature talmente sfarzose e possenti che potrebbero tranquillamente nascondere una donna lì sotto, quindi... Sì, sì. Non è detto. Aspetta, Ivano, il re stregone è una donna? E se fosse la nonna di Gollum? No, basta. No, Pier, Ivano, Pier. Ivano è... Ragazzi, io voglio, io ve lo dico, poi Ivano, tanto lo sa già, si metterà a ridere. Faremo una puntata di Radio Brea sulla nonna di Gollum, perché a Roma la facciamo in diretta dal Comics di Torino sabato, tanto ci sono sia Ivano che Pier, boh, ci buttiamo della nonna di Roma Gollum. A Roma Ivano ci ha fatto proprio una conoscenza, una testa molto... così costa, ecco, non riuscivo a dirlo in alto. Ecco. ci sta grande Okay. Giuseppe ci chiede, poi passiamo magari ai poster, che ne pensate sì. voi sulla scena della battaglia di Dol Guldur nell'Hobbit, parlando sempre dei Nazgûl? Se posso iniziare io, la scena è epicissima, ragazzi, quello scontro lì sì. è... Vedere è Saruman che mena come un fabbro i Nazgûl insieme a Elrond è stato strepitoso. L'unica cosa che devo dire come scelta stilistica, vedere Galadriel che mi diventa Samara di The Ring, quello non mi è piaciuto tanto. Proprio sì. fatto male sia il trucco che il parrucco di quel era di quel già sì, io concordo con tutto quello che hai detto, purtroppo Galadriel Samara è una diretta evoluzione della Galadriel Ghost del Signore degli Anelli, anche lì Jackson più o meno era già su quella strada, e dopo nell'Hobbit che è ancora più caricato, veramente sì, però quella scena è molto e secondo me la parte del Guldur è una delle migliori, una delle più riuscite, assolutamente, ti dà proprio l'idea del famoso scontro del Guldur, del distruggere i pozzi, eccetera, eccetera. Quindi ti dà quell'idea, una delle parti migliori dell'Hobbit. Vero. A me in realtà non è piaciuta granché, ma. No? Ma dai, a me sì, vederli poi in armatura anziché solo col drappo nero, bello, cioè. L'ho trovato. No, vabbè, niente. No, oggi abbiamo detto, oggi Ici è nega Ici stasera, è l'Ici negativo. Avete presente come si chiama?
Scott il Pilgrim, negazionista che fine, Ichi che alla fine deve scontrarsi contro Nega Scott. Ecco, noi abbiamo Nega Ichi stasera. Riesci a mettere un effetto negativo alla videocamera, Ichi, così ancora me. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda il Cavaliere Zodiaco, no? Pegasus nero. È vero, è vero. È vero che c'erano le versioni nere del, sì, di Hades. Bello. Il negazionista Ichi al cinema. No, va bene. Negazionista, no, non arrivo fino a quel punto. Era per dire, ho una dignità io. Allora, parlando però sempre di sesso dei Nazgûl, anziché del parlare del sesso degli angeli, che è tema più di Vano e di Angelo, ma parlando di sesso dei Nazgûl, Oscuro ci fa notare una roba, che Frodo nella scena, vabbè, sempre rimanendo sui film, Frodo vede un uomo quando viene pugnalato su Collevento, in quel momento in cui... Sì, il pallido re, sì, si dice così. Quindi effettivamente il re stregone magari no, quello dovrebbe, probabilmente rimarrà effettivamente no, infatti. Un uomo. Ma qualcun altro magari sì. Qualcun sì, altro. Sì, sì. Non esclude questo, esatto. Sì, sì, infatti. Okay. E poi... con questa domanda ci colleghiamo al resto. È ancora probabile, secondo voi, il rilascio del trailer prima del Torino Comics, ma adesso ne parliamo fra poco. Perché passiamo a parlare appunto dei poster, dei character, dei poster usciti per Empire Magazine e vi parleremo anche di questo. Appunto, come vi dicevamo, sono usciti due giorni fa ormai, il primo di giugno, a sorpresa, un po' a confermare anche il fatto che giugno sarebbe stato un mese caldo, iniziare subito così il primo, direi che lo ha confermato. Sono usciti tre copertine di Empire Magazine, del prossimo numero di Empire Magazine, che uscirà il 9 di giugno, sebbene, se guardate sulle copertine, c'è scritto luglio 2022. Non lo so perché c'è scritto luglio. No, è una cosa che con tutte le riviste, di solito quando c'è scritto luglio è perché dura fino, cioè stato un mese prima, cioè praticamente una, capito, una cosa editoriale. E sono uscite appunto tre copertine. Questa che vedete adesso è la prima, con Galadriel in tenuta da battaglia e seduta su, cos'è, un pezzo di pilastro che deve aver tirato giù a cazzotti, credo. Un'armatura? No, non è seduta sull'armatura, è seduta su un qualcosa, una roccia. Un blocco di granito. Poi abbiamo, facciamole vedere, poi ci soffermiamo su tutte e tre, poi abbiamo la seconda, questa qua molto bella, dove vediamo Disa e Dwalin, Durin. Aiuto. Durin quarto. Non c'è tra niente. Seduti. Sì. Seduti, non credo che sia il trono di Khazad-dûm, ma penso che sia semplicemente la sala di banchetti. Esatto, sì. esatto. Che si tengono per mano belli sorridenti con questa smorfia di soddisfazione da parte di Durin. E poi l'ultima, questa qua, dove vediamo tre hobbit bellissimi messi vicini, penso anche con Photoshop, perché si vede benissimo che il terzo a destra non era lì in quel momento. No, esatto. Sembra messo in seconda battuta. Però adesso appunto ora le esaminiamo, come dicevamo, pixel by pixel. Ecco, allora iniziamo da Galadriel. Allora, qui è in tenuta da battaglia, ancora più da battaglia rispetto alle altre foto che abbiamo visto, perché proprio ha un'armatura completa. E allora, qui bisogna capire dov'è, perché si sta riposando sicuramente, dopo forse aver staccato la testa a qualche orco o qualche, diciamo, scagnozzo di Morgoth, probabilmente, perché qui secondo me è nella scena, diciamo, una scena vicina al teaser, quando sono nella caverna che c'è il troll dei nevi. Credo oppure... proprio di sì, perché a guardare qua dietro, questa credo proprio sia neve. Ecco, questo, quindi sì. È sicuramente una di quelle scene lì, e questa immagine probabilmente si riferisce all'inizio della serie, quando
lei assieme ad altri ha quella, diciamo, è capo di questa spedizione per trovare gli ultimi sgherri di Morgoth che non sono riusciti a catturare, e quindi la vediamo con l'armatura, c'è la famosa stella elfica che molti da un anno sostengono che è la stella di Fëanor, che però in realtà non è proprio la stella di Fëanor, è una cosa simile. Oggi Luke ha trovato un link interessante, lo vado a recuperare, sì, dal nostro WhatsApp di Terra di Mezzo, molto interessante sulla questione della stella. Volendo mi sono copiato e tradotto tutto quello che c'era scritto. Vai. Vogliamo anche farlo vedere o... Ho praticamente rubato tutte le... Hai fatto gli screenshot, hai rubato tutto. Bravo, ho fatto bravo. Tutte le immagini, ho fatto una... okay. Un collage, bravo Ichi, bravo, okay. Che bello. Allora, quello che diceva era Terra Media Brasil, se ricordo bene. Sì. E sì, allora sì, non sì, è attendibile. dopo quelle ciao Terra Media Brasil, dopo quelle piccoli leak che ci hai mandato e siamo rimasti in piedi, qualcuno è rimasto in piedi tutta notte, non lo so, però... Non lo so, Rick. Però comunque, vabbè, i tweet dicevano: la pietra al centro della stella a 8 punte si riferisce ai Silmaril e rafforza ulteriormente il fatto che sia la stella di Fëanor. Ma come userebbero Galadriel e Gil-galad il simbolo di Fëanor? Ecco. Abbiamo una risposta plausibile, ovvero la stella a 8 punte indossata da loro e da tutti i Noldor e dai loro eserciti nella serie Gli Anelli del Potere potrebbe essere stata considerata un marchio elfico del clan in generale, e non più solo di Fëanor e dei suoi figli. La prima era è stata segnata dalle guerre Noldor contro Morgoth, nel bene e nel male, e continua. Per quanto Fëanor e i figli non siano il maggior bene a causa delle loro azioni, fanno pur sempre parte del bene che ha combattuto il male. Trovo quindi accettabile che la stella così famosa sia usata contro Morgoth, sia diventata un segno generale contro tutto questo, che continua nella seconda era contro le sue creature e contro Sauron. Così, negli Anelli del Potere, la stella non sarebbe più un simbolo esclusivo di Fëanor, ma di tutti i Noldor, come segno della lotta e delle alleanze dei Noldor e dei clan contro Morgoth e Sauron. Non è esattamente la stessa cosa, perché magari vogliono assumere un nuovo stile più adatto ai capi. Io continuo a ripetere che non mi sembra la stella di Fëanor che ho visto nei disegni. Sembra un po' diversa. Potrebbe essere semplicemente ipotesi. Siccome sono tutti comunque discendenti di Finve, comunque Fëanor avrà preso una stella, ha fatto la forma di quella del padre, probabilmente, non tanto diversa. Quindi chiaramente comunque tutti i figli di diciamo i figli di Finve hanno fatto stelle simili a quelle del padre. Galadriel e Gil sono di Finarfin, sono comunque o figlio o nipote, e chiaramente magari quella tipologia è simile, la cultura elfica è simile, tutte diciamo più o meno simili, non lo so, bisognerà poi vedere l'interno della serie, che secondo me verrà un po' spiegata anche questa cosa qua, o magari, come dice Ichi, è un segno, è una questo non lo dico io, l'ha detto Terra Media Brasil. Terra Media Brasil. Io non sono molto convinto di quello che dicono, se devo essere sincero. Credo sì, che sia più, sia più la stella o di Finve o di Finarfin. Io fin dall'inizio molti hanno spinto su questa cosa della stella di Fëanor. A me dall'inizio non mi è mai sembrata la stella di Fëanor, ma non so. Potrebbe essere però quella che da Terra Media Brasil una spiegazione che va anche un po' a giustificare magari un escamotage della produzione, vista la questione dei diritti di cui abbiamo tanto dibattuto in passato, dovendo dare un simbolo a tutti gli elfi, avendo il problema di poter completamente attingere di qua e di là. Personalmente, unico per tutti. Anche dando l'idea che sì, ci sia questa singola stella come simbolo per tutti quanti, non è la stella di Fëanor, secondo me è la stella di Finwë. Ah no, no, ma anch'io sono convinto, ne avevamo parlato, che avevamo, mi ricordo, avevamo guardato bene tutte le stelle, avevamo trovato online
varie illustrazioni, sì, immagini, e a nessuno di noi sembrava quella lì sì, di Feanor. Poi è una stella, ci assomiglia, grazie al cioè, nel senso, però considerando che Feanor, così come i suoi fratelli, hanno creato le loro stelle dalla stella del loro padre Finwë, secondo me se hanno tenuto una stella per tutti quanti, hanno tenuto la stella di Finwë, non hanno preso quella di Feanor. È assolutamente più sensato. Ci sta, ci sta. Tra l'altro notiamo da questo collage che ha fatto Ichi che la differenza delle tenute di Galadriel in questa nella foto uscita due giorni fa e in quella lì che avevamo già. Nell'altra aveva anche la corazza sopra la cotta di maglia. Sì. Invece adesso la vediamo solo con la cotta di maglia. Non ricordo se durante la scalata del teaser fosse solo in cotta di maglia o se avesse ancora qualcosa addosso per coprirsi. Non ricordo. Credo fosse solo in cotta di maglia, con sopra un mantello, però... Sì, ho rivisto il trailer prima, il teaser aveva effettivamente solo la cotta. Controllo. Controlla, ci sto arrivando io. Sennò facciamo facciamo solo un frame by frame veloce. Ha solo la cosa, solo la maglia, non ha il pezzo di ferro davanti. Non ha il Eccolo pezzo qua. Di ferro. Dai. Il pezzo del ma stasera sì, comunque sì, è vero la cotta di maglia che continua anche con vediamo con un cappuccio di maglia sul capo nascosto da questo turbante e ha una sciarpa, ecco, vedi, mi ricordavo che ci fosse qualcos'altro in più oltre alla cotta di maglia, però. Sì, quindi sì, sembra una foto fatta su quel set lì, assolutamente. Poi tutte queste foto qua uscite sono proprio foto da servizio fotografico, sì, guardano tutti in camera, super in posa, quindi è impossibile che siano immagini prese dalla serie. No. Esatto. Sono immagini che da quotidiano, poster. Da poster, sì. Esatto. Sì, proprio da poster, da appendere in cameretta. Qui non c'è molto dire. Sì, molto bello, tra l'altro mi piacciono molto i capelli così, tantissimo, e è una spada di dimensioni veramente inquietanti. Sì, la spada sembra più grande di quello che che ci sembrava dalla foto in armatura. Ecco, Gilby, non fare come Luke, per favore. No, sto parlando della spada, non del punto. Ti avverto. Anto, anche tu. Dai, Anto. Oh, ma stasera quello che stai dando sei In effetti, Tony, sei tu che hai iniziato con la storia dello spadone grosso, eh? Noi stavamo commentando la foto. Io solo subito ho fatto un avvertimento. Sapete perché ci sembra più grande di quello che era nell'altra foto? Perché è un'altra spada. Ah, interessante. Facci vedere il confronto. Se mi date un secondo faccio anche veloce. Due. Così con... Anche due, poi magari guardiamo meglio qualche dettaglio anche dell'armatura, perché sono molto... si vede molto meglio qua. È proprio un'altra spada, è vero, l'Else è diversa. E se fosse la spada di Firod, avesse presa dalla tomba, e con quella poi volesse far fuori chi l'ha ucciso? Perché no? Ma dici questa o l'altra? Questa forse. L'altra? Mi dà l'idea l'altra, perché comunque Firod era un re, quindi... Però mi sembra... Dovremmo guardare nel frame della... un secondo, trovo. Bravo! In quel frame lì, secondo me, possiamo trovare qualche indizio. Però mi sembrava che non fosse... però non si... No, probabilmente no, è una suggestione che mi è venuta adesso, così. Ma però può essere, il fatto per giustificare che abbia due spade di... dimensione diversa, ci può stare che una non sia effettivamente la sua. Nel teaser c'è una spada che è questa. Nel teaser. Aspetta. Che è questa quale? Quella lì che stiamo vedendo adesso, no? Quella lì che non quella, esatto, quella uscita adesso, dietro sulla spalla è quella lì. Quella della foto in corazza. Sì, esatto. Della foto col pezzo di ferro, ok.
Dannazione, non me l'ha preso. No, devi chiuderlo e riaprirlo, eh. Ma prima con questa immagine me l'ha fatto, dannazione. Rifacciamolo. Così lo guardiamo meglio. Per chi si fosse collegato magari adesso e non capisse, stiamo cercando di capire se la spada della copertina di Empire Magazine... L'ho messa su, eh? L'hai messa su, può essere la stessa in braccia, come cazzo facciamo? Appunto, non si vede. Capisce, cazzo. No. Allora, quella lì che tiene su... Mi sembra abbastanza corta in realtà, perché ha la mano qua. Sì, la mano, è una mano? Sì, questa è la mano. Questo è è l'avambraccio. Sì, è vero. Sembra di no, però. Potrebbe essere quella che tiene nella foto in corazza, allora, magari. È possibile. Da quel poco che si vede del... Ah già, qualcosina del si paramani. Vede dell'Elsa. Ecco, il dettaglio del paramani effettivamente lì è... Quell'angolo lì a sinistra... Proprio davanti al petto. Quello lì, bravo. Quello lì è piuttosto facilmente riconoscibile. Vai un attimo sulle foto di... Però dobbiamo anche dire che... No. Ha una curvatura simile, ma non è quella. È diversa, no? E neanche in questa foto qua... qua non si vede l'antagliata, maledetta. Ah no, aspetta. Si vede un po' di qua. Non lo so. Non lo so, però non è un'ipotesi da scartare questa qua di Pierre. Non è un'ipotesi da scartare. Okay, allora, qui... soffermiamo... Sì, vai Pierre, scusa. Qui, insomma, non mi sembra, almeno ci sia molto altro da dire, ma comunque voi volete aggiungere qualcosa che magari mi son perso io. Ma allora, io avevo notato, in braccia il pugnale che abbiamo già imparato a conoscere e del quale spero avremo un nome. Sì. Credo proprio di sì. Con tutte le volte che ce l'hanno mostrato così bene, avrà un nome di sicuro. Sì, anche per vendercela meglio. Esatto. No, dicevo, sono molto belli i dettagli dei pezzi d'armatura, le decorazioni sugli avambracci. Sul ginocchiere, molto belle. Sì. Forse solo i collant un po'... Potevano mettere qualcosa di meglio. Che hanno queste scaglie di drago disegnate un po' così, ecco. I collant non li possono vendere, quindi li hanno fatti un po' abbozzati. E quindi li hanno fatti un po' così, dici. Però, no, bello. E comunque bella questa cotta di maglia, non so se sia mitril o altro, così frastagliata sui bordi, mi piace molto. La vedo dura che sia mitril. Che non è bella precisa sui bordi, ma... No, infatti. Difficile poi che lei usasse mitril, no? mi dà l'idea che non temesse molto a quel tipo di metallo, considerando come gli elfi... ci hanno perso dietro tempo. Forse più spartana da questo punto di vista. Galadriel. Molto, molto. Sì, non è, mitril, a me mitril fa pensare di una cotta di maglia fatta bene. Cioè, come dire, molto costosa, ecco. Cioè, fatta curata nel dettaglio, in questo senso qua. E senza nulla togliere la cotta di maglia che ha su Galadriel adesso, ovviamente. Però se penso al mitril che aveva su Frodo, questa è più bassa lega, tra virgolette. Sì, è completamente un altro stile, un'altra fattura. Bella, molto bella anche questa, però. Sì. Ok, passiamo alla prossima alla Durin. Nel frattempo Giuseppe chiede, Tony, se non mi sbaglio, ci siamo visti ieri in treno tornando da Catania, giusto? Tony, sei muto? Sì, sei muto. Sei muto, Tony. Non ti sentiamo. Ti è andato via il microfono, Tony. E vai. Sì. Comunque ha fatto segno con la testa di sì, che sei... Che vi siete incontrati, Giuseppe. Però secondo me, Gilby, prima di continuare, c'è una affermazione sulla spada di Galadriel che secondo me è da leggere.
Allora, quella spada può brandirla solo Morandi con quelle mani. Già, quegli spatoloni gonfiabili, sì. C'è una domanda di Fabrizio. Come arrivò Narsil a Elros? Grande dubbio. Tolkien non ne ha scritto effettivamente questa cosa. Abbiamo solo notizie da fanfiction che fosse una spada forgiata dagli elfi, addirittura forse dallo stesso... Allora, sicuramente è stata forgiata dal nano Telchar, no? Di Nogrod. Telchar magari sopravvive alla caduta di Nogrod, va a Casa Doom, come tanti dei suoi concittadini, e lì la cosa arriva in qualche modo agli amici degli elfi attraverso o Celebrimbor o Galadriel stessa, chi lo sa. Anche perché poi, come dire, può esserci il mezzo di Elrond in qualche modo, che sposa Celebrian, la figlia di Galadriel, e quindi magari la spada era conservata in Eregion e viene data come anche dono di nozze, magari. La butto lì, così. Ah, chissà. Non lo so, lui non ne ha mai parlato, il professore, quindi possiamo solo sognarla questa cosa. Ovviamente sulla storia della trasmissione non c'è. Mi sentite? Ora sì. Ti sentiamo, Tony. Perfetto, scusatemi per l'inconveniente tecnico. Ecco, sì, sono io quello che ho visto sul treno ieri. Approfitto per salutare tutti i ragazzi che hanno viaggiato con me. E che stasera hanno risposte ieri sulla serie TV. Grazie che... Ti si sente veramente male, Tony, purtroppo. Hai qualche problema di collegamento? Non mi è spuntato un messaggio che il browser perde il contatto col microfono. Di questo posso dire. Allora, io volevo leggere questo commento di Alberto. Tutto il design è merito di Howe, anche le armature. Nella trilogia la linea è stato il chief designer, qui invece lui è al comando e si vede. Ma lo stile lo trovo molto simile comunque, non è così diverso, però sì, l'impronta di... Che sia una mano effettivamente diversa si vede, ed è veramente bello. Come dire, visivamente mi sento a casa, perché me lo ricorda, ma allo stesso tempo non è quello che abbiamo già visto in 6 film, quindi... Esatto, si nota quella differenza, che però è una differenza familiare, come si dice, ti ricorda qualcosa, però sì. Esatto. Oddio. E ci hai messo apposta questo dettaglio sulla mano? Sì, perché come mi ha fatto ricordare i buchi, questa armatura ha addirittura le unghie. È vero. Sì, guarda, le dita sono completamente di metallo e ci sono pure le unghie sopra. Esco. È una precisione dei dettagli veramente notevole. Questo non c'è niente da dire. Quando ci sono i soldi. Sì, però devi anche saperli spendere i soldi, perché guarda Shannara, i soldi ce li avevano, ma hanno speso veramente. Ma da quello che abbiamo visto finora, penso che secondo me li stiamo spendendo bene i soldi. Poi non... Sì. Lo scopriremo solo vivendo, per carità. Ma se li vuoi sentire tu addosso, tutta l'ira dei Tolkien italiani e non solo. Nel senso, Tolkien del mondo, ecco, diciamo in questo senso. No, in quel senso qua intendevo. Sì, bisogna specificare, perché sennò... fare molta attenzione. Ho avuto, devo spiegarla bene, perché era molto... molto... Fraintendibile, grazie. Prego, quando vuoi. No, sapete cosa? Stavo guardando, dopo andiamo avanti... Stavo guardando una sorta di frame by frame di quando arriva Galadriel sulla montagna rocciosa. Quindi stavi guardando il nostro video dell'altra volta? No, sto guardando proprio il trailer. Okay. E a un certo punto, adesso magari vi farei anche vedere che cosa ho visto. Cioè, a un certo punto dietro, sulla schiena, non si vede solo la spada che ha davanti, quella che poi viene anche vista nella prima immagine, ma un qualcosa di rigido che rimane dietro.
Ora, se riuscissi a fare una cosa... qualcosa di rigido. Avevano tutti dei bastoni. Sì, veramente, Luca. Mi sembrava essero tutti dei bastoni o delle cose del genere. Ecco, allora può essere che sia stato un bastone, perché mi è sembrato tanto la seconda spada che invece è uscita con Empire. Questa cosa qua, questa immagine qua, però... Ok. Vabbè, falla vedere. Mettila su. Adesso cerco di farlo al volo. Vediamo. Siamo a 0,22. Nel frattempo stiamo ammirando i dettagli di Casa Doom, di Casa Doom, che sono favolosi. È completamente rivestito d'oro sto posto. Sì. Beh. Bellissimo in effetti. Sì. I due seggi sono molto belli. Sì. Un po' scomodi da tirare indietro, però. Ecco qua, Luke. Vede. Arrivo al punto. Eccolo qua. Ora. Questo pezzettino qua, dietro, appunto. Sì. Non so se poteva essere o un bastone, oppure la seconda spada è uscita su Empire adesso. No, secondo me è un bastone. Perché non, è proprio non definito, vedi? E infatti anzi, se torni indietro... Torna. Allora, no, quello lì... Di quelle due robe che ha sulla spalla, quello a destra è il mantello che svolazza. Si vedeva prima. Quello sì, a sinistra sì. È l'elsa di una delle spade e credo che sia quella corta. Quella che è uscita su Vanity Fair, questa qua. Esatto. E l'altro no, credo che sia un bastone. Infatti dopo non si vede più. O una lancia, qualcosa del genere. Infatti. Non di estremamente lungo, comunque. Ecco, basta, era solo quello che stavo meditando. Ok. Vabbè. Sì, poteva sembrare, però... Allora, ecco qua, torniamo a Casa Doom. Allora, qui abbiamo i due... Bisogna capire se sono promessi sposi o già sposati. Vero. Disa e Durin Quarto, perché da quello che sappiamo, però va confermato, Durin Terzo è ancora lui il signore di Moria. Quindi sì. Qui sembra già che siano loro due i signori di Moria, sinceramente, però speriamo vedere. È bellissimo questa sala del banchetto, una Moria splendente, che vedremo splendente finalmente, quindi piena di nani, piena di ricchezze, piena d'oro e piena di luce soprattutto, che qui a me più che l'oro, sì, che ovviamente si vede... Mi dà proprio quell'idea di luce di Casa Doom, sì. Cioè non la Moria definita in modo anche così dispregiativo un po' dagli elfi, no? Ma un posto pieno di luce. Penso sempre alla canzone che Gimli canta a Casa Doom, appunto. Qui inizio tutto pieno di luce, eccetera. E quindi qui li vediamo, appunto, ricoperti d'oro, di luce, di splendore e di ricchezza. Tra l'altro, sono tutti e due, mi sembrano veramente tutti e due. Belli affiatati, devo dire la verità. Lei mi sembra assolutamente credibilissima in parte, anche proprio com'è conciata, l'acconciatura, tutto. Ma non c'è la barba, Pier. Non c'è la barba. Quello però è una cosa, ecco, un po' controversa. Il mio punto di vista, Ardano, lo sapete, secondo me quella cosa della barba era un pregiudizio elfico che Tolkien mette, non mette, ma comunque. Ma comunque poi nell'altro poster che avevamo guardato qualcosa si vede. In questo effettivamente sembra di no. Però dipende anche da quando hanno fatto questo servizio fotografico, magari non li hanno... Ma poi ogni tanto uno la barba... Esatto, magari si è voluto fare la barba. Esatto. Se vogliamo dirla tutta, anche l'uomo che gli sta accanto non è che abbia una barba così nanica. O vedo male io? Ma che scherzi? Insomma, cioè... Ah, il treccione, lo vedo solo a testa, scusate. Sì. No, poi, ero confuso con cosa del vestito. Ma poi, tra l'altro, la stirpe di Durin in certe volte se la legava in nodi che sembrava anche leggermente più corta in certe situazioni, faceva tutti quei nodi. Ho svisto io, scusate. No, va bene, ci sta. Tra l'altro qui è ben più regale, no? Che nel teaser, perché nel teaser forse è ancora
un principe. Qua mi sembra già veramente lui, il signore di Catacombe. Credo comunque che il costume sia il medesimo. Sì, il costume è lo stesso, quindi secondo me è più l'atteggiamento. Che è anche qua la posa, essendo fatta apposta, secondo me è anche fatta in modo da farlo sembrare più regale. Sai che mi dà l'idea? Sì. Che stiano vedendo i doni per il loro matrimonio. Ah, può essere. Potrebbe essere il loro matrimonio. Una posa da può matrimonio. Essere. Posa da matrimonio. Okay. Ma in effetti ci sta. Save Ewoks chiede: se Elrond si recasse a Moria proprio per il funerale di Durin III? Interessante, però non sarebbe ci sarebbe un scamotage. Collegherebbe molti punti, però la felicità dei nani quando lui rompe la pietra non me la spiegherebbe troppo. Ma cioè, può essere che vada per due motivi, Elrond colga l'occasione di andare al funerale di Durin III. Sì, quello sì, però che i nani, quando gli è appena morto il re, festeggino così perché il nuovo re ha battuto un elfo a una gara di spaccapietre. No, si strappano la barba per mesi quando muore il re, anzi forse anche per un anno, quindi no, è difficile quello. Un po' difficile, no, sono secondo me due situazioni diverse. Lì è una missione diplomatica, difficile. Qua siamo forse un po' più avanti. Matrimonio, appunto, matrimonio dei due. Sì, potrebbero essere momenti separati, in effetti. Perché secondo me lei viene dal sud, dai quattro regni dei nani del sud. Si sancisce ma sei razzista, però, Pier, solo perché ha quel colore della pelle, allora è del sud. No, non è quel senso. C'ha ragione Gilby. C'ha ragione Gilby. È inutile che fai. La gente pensa. No, sud nel senso che gli altri quattro regni erano sui monti del sud. È un caso. Sì. No. Ma in tutto questo esisteva un po' anche nella Terra di Mezzo, visto che ci siamo nelle domande. Il pellice addirittura. Il pellice. Esatto. Gli oro carni, i monti. Okay. Comunque al di sotto delle montagne nebbiose sono tutti terroni. Effettivamente sì. No, comunque tornando invece a questa foto, loro due insieme bellissimi in questo contesto. Bellissimi, sono un bel po', veramente belli. E quindi dai, nelle interviste ci sarà l'intervista a lei, penso, che parla appunto di questa Moria che non abbiamo mai visto. Infatti non è Moria, quindi Nanduirion a Casa Doom, veramente diversa da come l'abbiamo sempre vista. Questa sarà una delle parti più interessanti della serie. Sì, penso che saranno delle cose più amate, i nani. Difatti proprio anche con uno stile ben preciso. C'è una domanda di Davide. Lei dovrebbe. Aspetta, che la visualizzo. Lei dovrebbe essere una sacerdotessa. Domanda connessa prima: se gli anelli di prova verranno fatti a Casa Doom, lei potrebbe essere connessa al rito magico? Non è da escludere, perché comunque sì. La vediamo, no? Che invoca qualcosa nel teaser. Può anche essere solo il trovare il mitril o qualcosa del genere, ma potrebbe anche essere connesso, sì, agli anelli. Questo ancora non lo sappiamo, però è un'ipotesi, sì, è un'ipotesi possibile. Sì. È molto curioso vedere il ruolo che lei avrà e perché ha questa capacità. Ecco. Sì. È una cosa che viene data alle donne dei nani per valorizzarle, già sono poche, quindi chiaramente quelle poche devono essere importanti e quindi sì. Sì, può essere benissimo. Vogliamo andare un po' più su nel... Volevo vedere se si intravedeva qualcosa di... In questa... Vabbè, questi due troni sono... sulla testata sono ancora più belli e ricchi di quanto non siano ma sotto. Ma sono bellissimi. Legati, cioè sembrano essere staccati...
A un certo punto sembrava che il trono e il fondale fosse quasi unito. Ah, e che c'è, sono messi in maniera talmente simmetrica effettivamente che sembrano... Esatto. Sembrano un tutt'uno col fondo. Bello, 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 bello. Veramente. E poi passiamo all'ultimo di questi poster. Eccolo qua, dove finalmente vediamo vediamo Lenny Henry nella parte. E aveva ragione, l'aveva detto lui che faceva l'Hobbit. Lo voglio sul mio comodino, con quei capelli, è bellissimo. Noè. Mi farebbe un po' paura svegliarmi di notte e vedermelo lì sul comodino, esatto. Mi fissa, però... Sì, anche perché poi lui in Harry Potter, avete presente, non so cosa fa, la voce del pupazzetto dentro il nottetempo? È vero! È lui. La testolina. Quindi, sì, era lui. Bravo, Harry appunto. Lenny Harry, per dire. Ah, è vero. Vedi il caso. No, qui allora abbiamo tre Harfoot. Abbiamo il capostipite e qui... al di là di vedere degli hobbit un po' più scuri di pelle, un po' più olivastri, una pelle un po' più scura segnata dal sole, anche perché erano nomadi, ma proprio gli Harfoot avevano questo tipo di carnagione, quindi con molta attenzione filologica qui. La cosa bella sono i nomi e i soprannomi. Io li chiamo soprannomi perché secondo me non sono ancora cognomi. Ho fatto questa ipotesi che siano, tipo come nella nostra onomastica, siano dei soprannomi che poi diventano i cognomi delle persone quando saranno nella contea. Penso anch'io l'idea sia ancora quello. Sì. Abbiamo il capostipite che si chiama Sadok Barrows. E già questo sono due nomi che dicono qualcosa a chi conosce il Signore degli Anelli. Uno perché Sadok è il nome di un antenato di Merry, quindi un brandybook, e tra l'altro essendo i due sceneggiatori studiosi della Bibbia ci hanno infilato lo studio della Bibbia in questo nome, perché Sadok Tolkien lo modella sul nome ebraico di un capostipite ebraico, Zadok, che vuol dire il giusto, ed era un capostipite, quindi proprio è il capo di questo popolo che viaggia. E poi Barrows, che è uno dei cognomi hobbit, partecipano al compleanno di Bilbo. Credo, noi l'abbiamo tradotto come rintanati o qualcosa del genere, non sono sicuro, ma credo di sì. Non ricordo. Se andiamo a controllare, mi sembra che fosse Milo Barrows il personaggio, cioè Milo Rintanati, certo. Che è quello che non restituisce, mi sembra, mai un libro a Bilbo. E Bilbo gli regala tipo una scaffale per libri vuoti. Comunque è un po' che giocano con i nomi degli hobbit, no? Hanno creato già, sì, l'altra razza. Sì, almeno nella traduzione aliata era Rintanati. Sì. Sì. Ed era uno dei nipoti di Gorbadoc Brandybuck di Buchan, esatto. Che ha sposato peoni della famiglia Baggins. Esatto, e per quello sono parenti con Bilbo e Frodo. Che era un nipote di sì. Bilbo e Frodo, sì. Hanno avuto quattro figli, va bene, ed era presente al compleanno di Bilbo. Poi abbiamo da Nori Brandyfoot, che conosciamo già. Sì, quella al centro. La Marchella Kavanagh. E poi abbiamo Poppy Proudfellow, ok. Perché se era Proudfoot era bellissimo, perché Proudfoot sarebbe tronfipiede, ma in realtà non è quello. Però, ecco, esatto. E comunque, ecco, sono comunque nomi che in qualche modo richiamano poi quello che ci sarà nella contea. Interessante anche i vestiti, secondo me, perché comunque si vede che già quella cultura degli hobbit cominciava a nascere, però sono più selvaggi, sono più... alla giornata, più semplici, più in viaggio.
Sì, sicuramente sono vestiti che un po' ricordano quelli degli Hobbit della Contea che abbiamo visto nei film di Peter Jackson, però effettivamente sono più semplici e tendenzialmente molto più rovinati, quindi ci sta alla grande. Devo dire che io all'inizio ero un po' dubbioso su questa scelta di inserire gli Hobbit, però adesso vedendoli devo dire che mi piacciono molto e non vedo l'ora sinceramente di vedere la storia come l'hanno inserita, perché in fondo diciamocelo, tutti ci siamo chiesti da dove vengono gli Hobbit, ce lo siamo chiesti tutti e tutti lo vogliono sapere, quindi speriamo che lo facciano bene perché si meritano una bella storia. Questo, Pier, risponde un po' all'affermazione che pone Save Ewok Project Zero. Sta storia degli Harfoots è quella che mi convince meno. Francamente non ne capisco la necessità con tutto quello che c'è da raccontare. Rispondo allora, io all'inizio, sì, così poi Pier ti lascio lo spazio. Allora, c'è tantissimo da raccontare, ma c'è anche da dire che non abbiamo conoscenza di tutti i personaggi e di tutti i popoli. Quindi probabilmente dare più spazio... dare conoscenza di tutto ci fa capire meglio, dare più sapore, più conoscenza sia dell'Hobbit che sia degli Anelli. Questo però è il mio parere personale. Vero, vero. Io penso anche un'altra cosa, e questa è una cosa che dico da tempo, perché poi sono parole dello stesso Tolkien. Tolkien dice che il pubblico a volte si è trovato in difficoltà col Silmarillion perché non ci sono gli Hobbit, lo dice proprio lui. E questo secondo me è indicativo, perché? Perché è vero, sono bellissime storie, epiche, eccetera, però il succo della Tre di Mezzo è i semplici piaceri, no? La vita semplice, e quindi quando lo vai a vedere, noi finora abbiamo visto due grandi storie perché c'erano degli Hobbit, e io credo che almeno all'inizio sia necessario avere qualcosa di familiare che ci introduca e ci faccia sentire a casa nella Terra di Mezzo, e la cosa che ci fa più sentire a casa sono gli Hobbit, secondo me, perché è lì il segreto di Tolkien, sono gli Hobbit che hanno reso la Terra di Mezzo famosa, perché sono quelli un po', sono quell'anacronismo in questo mondo pieno di guerrieri, di maghi, di cose, gente che fuma la pipa, se prende il tè, cioè non c'entrano assolutamente niente, ma è bellissimo per questo, cioè la magia è questa. Quindi secondo me dal punto di vista teorico può convincere di meno, però dal punto di vista pratico dell'impatto e della vicinanza a un mondo così distante come quello di quell'epica lontana sono necessari. Poi bisogna vedere come lo fanno, perché se lo fanno, se li fanno vagare, li fanno incontrare con i grandi in quel modo lì, chiaramente vai a cozzare con la storia degli Hobbit. Però se lo fai con loro che osservano da lontano o si nascondono, oppure si raccontano alla fine della seconda era mentre stanno cercando questa nuova terra, è già è un impatto diverso, ecco, bisogna un po' vedere. Però adesso sono più convinto di prima, devo dire la verità, poi sarò smentito dai fatti sicuramente. No, io continuo a sostenere quell'idea che possano servire proprio a introdurre il racconto. Sì. A me quell'idea lì di Hobbit della quarta era che raccontano le gesta dei loro antenati della seconda e da lì raccontano appunto ad altri Hobbit, magari giovani Hobbit, quelle che sono state le grandi imprese della seconda era, visto che sappiamo appunto che è nella contea che poi viene racchiuso più del sapere storico riguardo agli avvenimenti della seconda era, secondo me è un'ipotesi che potrebbe calzare bene e che giustificherebbe il perché parlare in una serie sulla seconda era, il perché parlare anche degli Harfoot, sebbene, come giustamente anche diceva Save Ewoks Project, ci sono tante cose, tante cose da raccontare. Che saranno il centro. La lancio un po' meglio. A me non dispiacerebbe invece che fosse un Sam che parla ai figli. Sì, non l'avevo ripetuto perché ormai nelle puntate l'ho già detto, dico ogni volta, però l'idea è quella, sì, di un Sam che racconta a sua figlia Nori dei suoi antenati, tra cui c'era anche una Nori, ed è da lì che... Questo un po', cioè, sì, dopo lì c'è il discorso del nome che lui dà perché si ricorda del fiore di Lothlórien, però, certo. Però sì... Io ripeto, cioè, sono abbastanza d'accordo con quello che avete detto, anche se io penso che sia più un
il momento in cui questi hobbit entrano in scena, quando stanno per capire che devono andare e trovare finalmente una terra, quindi si muovono in questo senso. Però sì, l'idea che gli hobbit raccontino, magari Sam stesso o comunque qualche hobbit così, racconti appunto le grandi imprese della seconda era, ci sta come modalità di ingresso, perché in qualche modo dobbiamo entrare. È difficile che entrino come nella Compagnia dell'Anello. La prima era introdotta così è difficile, quindi bisogna trovare un modo per introdurre tutto. Forse gli hobbit è la cosa migliore. Probabilmente sì. Allora, Alberto ci scrive: secondo me ci sarà alla fine un riferimento alla famiglia di Gollum, Smigol. È un'occasione troppo ghiotta per non farla. Ivano, la nonna di Gollum. Puoi dirlo, la nonna di Gollum, Ivano. Ma io ci spero. Perché in fondo è più o meno, diciamo, è la prima fase della terza era, no? La famiglia di Gollum. Dopo, sì. È prima del 1006, quando gli hobbit vanno a raccontare, molto prima. Proprio all'inizio, forse. Quindi, chiaramente, la comunità di Gollum discende da questi che si hanno cominciato a muoversi. Quindi potrebbe veramente essere, io già un po' lo penso, che si inizi con questi hobbit e si finisca con la nonna di Gollum. Non sto scherzando, dico sul serio. Cioè, che effettivamente è capo di questa, cioè è un personaggio importante, capo, no, di questa comunità di hobbit. Tra l'altro si collegherebbe bene con la fine della serie, perché Isildur muore lì. Quindi quella comunità cresce proprio dove Isildur perde l'anello. Quindi ci sta. Sarebbe anche logicamente. Eh sì. Poi Saving Rock Project aggiunge: secondo me l'unico motivo per cui sono lì è il collegamento con quel cantenato di Smigol, appunto, come diceva prima Alberto, sì. E l'incontro con il Meteorman, che è palesemente Gandalf. Ok, qualcun altro del team Gandalf come me, sebbene. Potremmo anche dirlo. Non so se possiamo. No, non possiamo. Io aspetterei. No. Sì, una cosa che possiamo dire, ma aspetterei. Andrei con ordine, perché sennò rischiamo di perderci qualcosa stasera. Perché giusto, ci sono tante piccole cose oltre a queste due grandi che abbiamo passato un'ora e mezza a commentare. E qui Alberto, sulla questione di Eleanor, dice che Eleanor, secondo lui, è la cosa più sbagliata. Sembra il primo a dare questo nome a sua figlia, perché è un fiore di un nome elfico, non mi risulta. Di un nome elfico portato da un hobbit prima della figlia di Sam. Beh, no. Ma si parla anche della contea, no, ma si parla anche di quanto tempo prima, quanti. Allora, quanti io anni faccio. Passano da qua più o meno fino. Sì. Almeno 3000, cioè più di 3000 sicuramente. Allora, la mia ipotesi è che. Come dire. Eleanor non sia il nome che gli dà suo padre o sua madre, ma il nome che gli dà il Meteorman. Sì, è vero, questa è una cosa che avevi già detto. Sì, la incontra e lui sa cos'è un Eleanor, gli hobbit non lo sanno, lui lo sa e la chiama così. Quindi magari questa cosa rimane ed è bellissimo pensare che poi verrà dato questo nome a un altro personaggio dopo, senza andare a rendere incoerente tutto il discorso di Eleanor come nome. Sì, sì. Quindi non lo so. Potrebbe starci. Fatta così, effettivamente manterrebbe la coerenza con, sì, chissà, quello che chissà. Diceva anche Alberto. Sì. Non saprei, però. È vero. E Meteorman, sì, dopo dobbiamo. Sentiamo se possiamo dirla questa cosa, magari, perché non mi ricordo. Magari se... no. Sì, possiamo. È la scritta Fellowship su Twitter, quindi... Allora, okay, possiamo dirlo. Benissimo, ok. Dobbiamo iniziare veramente a fare un documento dove ci segniamo le cose singolarmente e evidenziare di rosso o di verde in base a cosa possiamo. Esatto, comunque... Per rispondere a Oscuro Signore che chiedeva Sadok con la K, no, e con la C. Esatto, con la C, sì. Perché è il nome, il nome ebraico è con la K, Zadok. Ma chiaramente il nome che Tolkien usa nella lingua corrente è Sadok, appunto, e che loro hanno riutilizzato per questo capostipite. Esattamente come Sadok Brandybuck, che credo sia il capostipite più o meno di Brandybuck, uno dei primi. Quindi sì, quello sì.
E poi, visto che Ibuki ha chiesto fotopiedi... Sì. Ma perché? Un po' di feticismo su Radio Brea, ok. Un po' di feticismo. Non per dire, ma nel momento in cui questa immagine è uscita... Sul gruppo Telegram degli ascoltatori di Radio Brea ci sono stati tipo una trentina di messaggi parlando di piedi di Hobbit, quindi... Sì. Mamma mia. Mamma mia, sono orrendi. Però siete bellissimi, cioè nel senso siete... No, ma non gli ascoltatori, i piedi, sti piedi qua. Ah no, ok, scusami, no. Poi conta che questi camminano sempre, non è che sono... Ah no, 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 è vero, è vero. Quindi fanno proprio schifo, cioè è giusto che facciano schifo, secondo me. Questi piedi. Mamma mia. Lunghi come avambracci. Sì, che, esatto. Poi, che poi è giusto in realtà, perché il piede, se provate, il vostro piede è lungo come il vostro avambraccio, giusto? È corretto. Gibi, è stato bello, grazie per questa sera. Ma è vero, anatomicamente. Capito, però... provate, fate la prova, Tony, fai la prova. Pier, fai la prova. Il calzino cos'era, a nuvole o a cuoricini, Kai? No, 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 a cactus. A cactus? Ci sono dei cactus sopra. Vabbè, andiamo avanti con alcune domande, se posso. Guarda, guarda Pier come guarda. Bravo! Allora, ci stavi facendo vedere un character poster, penso di aver capito perché. Eccolo qua. Ah, sì. E questa qua, in realtà, non è Nori. È Poppy, Proud Fellow. Sì, la maglia è quella. Sì, l'ho analizzato. Sì, anche la gonna. Prima di dire che fosse effettivamente questo. È vero, è lei. Abbiamo un nuovo nome per questo character poster, quindi. Sì. Bravo, Ichi. Poi c'è Markella Cavanagh come Eleanor Nori Brandyfoot. Mm-hmm. Che è quella che tiene i lamponi. Ecco. Sì, e tra l'altro in questa nuova foto si vede bene quello che è in testa. Ah, già, è vero che ha delle robastre in testa. E dato che ce l'ha anche lei, sì, credo sia effettivamente semplicemente un modo per decorarsi i capelli che hanno gli Harfoot in questo periodo. Sì. Non neanche mimetismo, quasi raccolta per i capelli, intendi? Sì, o quello o proprio come decorazione. Cioè, ah, decorazione. Però pinzette con i fiorellini. Sì, infatti. Magari anche per una festa o una raccolta di qualcosa, sai, inizio della primavera, robe così. Può anche essere. Anche. Sì. Ed ecco qua invece il character poster di... Esatto. Ecco qua, mitico. E a questo punto parlerei di questo dannatissimo anello che certa gente, non so perché l'abbia notata solo adesso e non quando era uscito qua. Ah, questo è arrivato un che avevamo anche già fatto vedere. Io avevo proprio zoomato benissimo perché volevo capire questa catena se poteva essere un qualcosa tipo schiavo. Ah, è vero, avevi tirato fuori. Ma è stato prima o dopo che abbiamo tradotto l'iscrizione? Prima. No, all'inizio, quando no, sono usciti i character poster. L'iscrizione è stata 2 settimane fa, io l'anello l'avevo notato quando è uscito. Sì, quando è uscito il character poster. Più che altro era per dire che noi abbiamo tradotto... Non l'abbiamo tradotto. No, noi, l'abbiamo trovata... No. L'abbiamo trovata noi, hai capito? Online. L'unica cosa che abbiamo aggiunto noi era quella parte lì che dicevo io del fondo, dove vedi che nella prima riga, dove pare che la traduzione sia attraversa il fiume di giorno, attraversa le colline, arriva la foresta. Io al fondo aggiungevo la parte della foresta degli elfi, perché si vede questa figura più alta della figura che c'è all'inizio della frase con gli archi. E quindi ho buttato lì che potrebbero essere elfi. E poi la parte sotto è indecifrabile. Non so cosa vuoi. Non si capisce proprio niente. La parte sotto. Comunque, su questo anello, questa catena, ho visto Pier che aveva scritto da qualche parte sul fatto che fosse un simbolo contadino. Quindi lo farei spiegare a lui, che lo sa meglio di me, mm-hmm, perché non ne avevo mai sentito parlare prima, in realtà. Guarda, cioè, è una cosa
medievale c'erano dei contadini, servi della gleba, che avevano questi anelli di ferro che un po' stavano a simboleggiare una specie di servaggio, quindi sì, un po' di schiavitù magari c'è, ma nel senso che erano così, facevano parte di un gruppo che lavorava per qualcuno. Quindi può anche darsi che questi hobbit in qualche modo siano in certe zone dove sono costretti anche, siccome sono nomadi, magari sono costretti a lavorare per qualcuno. Quindi lui magari... quindi chi lo sa. Su. Nei campi, bassa mano valanza per qualche... Esatto. Sì, quindi questo sì, un tipo anello che poteva servire a queste cose. Ovviamente non è, come qualcuno ha detto, un anello del potere. Vabbè, no. Poteva assolutamente essere, ecco, quindi sì. È proprio un manufatto contadino, probabilmente. È un oggetto così. Un tweet di Vevoir Ringnet faceva questa cosa, ma cos'è quella cosa lì? E dava proprio indicazioni di quell'anello. Sì, tanto sì, vero. Un po' deviare. È uscito proprio sì. Ieri o oggi. Ieri mi sembra. Sì, ieri. Sì. Quindi ecco, abbiamo l'identità dei tre poster adesso. Sì. Finalmente li vediamo bene tutti e tre. Sì. Poi in realtà c'è una quarta copertina possibile. Ah, sì. È vero. Credo qua. Che non ho capito se sarà pubblicata... una copertina esclusiva per gli abbonati, forse. Sì, per gli abbonati premium o qualcosa del genere, non ho ben capito. Mm. Comunque, e questo è Visione di Jonau. Sì. Del Frost dei Ghiacci. Sì, del Frost. Del Troll dei Ghiacci. Sì, che tra l'altro Jonau l'ha proprio condivisa dicendo un troll che viene dalle nevi o qualcosa del genere. Sì. Quindi ha sostanzialmente confermato che si tratta di un troll delle nevi. Sì, esatto. Una specie che esiste nella Terra di Mezzo, ma che compare per caso solo nel fosso di Helm, no? Quando attaccano Helm. E quindi qui giustamente la ripropongono un'era prima, perché sicuramente c'era già. Che bello molto, vedere. Molto bella. Sì, molto brutti e molto belli, sì, allo stesso tempo. Sì, è vero. Tra l'altro, per chi volesse prenderle queste pubblicazioni di Empire con le tre copertine, non con questa ma con le altre tre, sul sito di Empire Magazine si possono preordinare e inserendo il codice promozionale RINGS al checkout si ha diritto a uno sconto, adesso non so più o meno di quanto, in sterline sono 18 sterline per tutte e tre le riviste. In euro io avevo provato senza il codice, mi dava 41, comprese spedizioni, 41 euro e qualcosa. Ah beh, certo. Senza il codice sconto, quindi col codice sconto magari saranno 35, più o meno, mi viene da dire. Dovrebbero forse essere di anche, più. Anche di meno, perché la sterlina adesso non vale molto. In teoria esce anche in edicola. In Italia, in qualche edicola internazionale, magari si può trovare. Ah, è vero. Sì, quindi però magari non trovi tutte e tre le copertine. No, ne trovi una sola, sì. Magari quella di Au, così. trovi a caso quella lì. Forse quella di Galadriel, secondo me. O quella degli Hobbit. Sì, probabile. Allora, però non finisce qui. Allora, insieme a queste copertine, in questi numeri di Empire Magazine, adesso aggiungo allo stream il nostro articolo su sentieritolkieni.net, ecco qua le tre copertine messe qua di fianco, usciranno delle interviste esclusive, e le interviste saranno a questi personaggi, quindi una nuova intervista a J.D. Payne e Patrick McKay, il showrunner, un'intervista a Bayona, il regista del pilot e produttore, un altro produttore che è Ron Ames, poi un'intervista a Morfydd Clark, quindi la nostra nuova Galadriel, Robert Aramaio, che è il nostro nuovo Elrond, Benjamin Walker, Gil-galad, Markella Kavanagh, Elanor, e poi infine Lenny Henry, che è Sadok Barrows, come vi dicevamo. Quindi il 9 giugno arriverà tanto materiale, quindi non solo appunto queste copertine che verranno...
queste copertine e comunque anche nuove foto, arriveranno anche tantissime nuove foto di questi personaggi all'interno del prossimo numero di Empire Magazine, ma ci saranno anche ben, quante sono? 8 interviste. 8 interviste da sviscerare e da... Pier? Ci senti? Sì, ci vedi. Dicevo, 8 interviste da sviscerare, delle quali otterremo tantissime, tantissime nuove informazioni. E poi, la domanda che ci stiamo facendo tutti. Quando uscirà il prossimo trailer? Eccolo. Esatto, esatto. Allora... Negli ultimi giorni è uscita una voce che in realtà è partita, credo, abbastanza a caso nel Discord di TheOneGreen.net, in cui qualcuno ha scritto il trailer arriverà tra l'8 e il 15 giugno. E tutti a chiederci perché. Perché in questo periodo ci sono le finali delle NBA in America, che non hanno lo stesso effetto del Super Bowl, ma ci siamo quasi. Almeno, non ho idea di che portata abbia l'NBA, penso secondo grossa. Secondo me sono pari. In America credo sia più o meno pari, però come conoscenza esterna dall'America è decisamente più importante il Super Bowl. Sì, probabilmente per la fama che ha il Super Bowl, per le pubblicità. Perché sì, a livello di sport penso che sia più seguito il basket all'estero rispetto al football americano. A livello di sport sì, però a livello di show. Fama per lo show, per trailer e quant'altro è molto più famoso il Super Bowl. Sì, 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 quello sicuramente. E appunto qua abbiamo un po' di date che parlano di... Sì, sono le varie finali che, allora, esatto. da quanto ho capito, io non so praticamente nulla di basket, ma da quanto ho capito le prime 4 sono sicure, la quinta, sì. La sesta e la settima dipendono da... Vi spiego io, da come vincono, chi vince, quando... Allora, e alla bella delle 4. Al meglio delle 4, ci sono 7 partite e devi arrivare a 4 partite vinte. E nel basket non c'è il pareggio, o si vince o si perde. E nel momento in cui c'è il pareggio si va avanti a oltranza cercando di fare con i silver goal, cioè i silver goal, detta così molto banalmente. Primo ma che fa canestro, tempo... No, non primo che fa canestro, ma nell'arco dei 5-10 minuti devi superare l'altro di almeno un punto. Questa è... Ok, non c'è il pareggio. Ora, al momento sta conducendo il Boston, perché la finale c'è tra i Warriors e i Celtics, Boston Celtics e i Warriors, che adesso non mi ricordo più, San Diego Warriors mi sembra, adesso non mi ricordo bene. Mi sembra di sì. Stanno vincendo, comunque i Celtics hanno vinto, ormai la prima gara 1 è andata, e hanno vinto i Celtics. Quindi cosa succede? Adesso in gara 2, se i Celtics vincono ancora, gara 3 e gara 4 saranno comunque sperare che i Celtics vincano ancora. E così facendo arriva ai 4 ed è finita. La 5, 6 e 7 sono tutte se non si arriva ai 4 nelle prime 4 partite. Okay. Poi sono venuto a scoprire che nel 2020 nei canali ufficiali NBA sono stati registrati circa 55 milioni di visualizzazioni. Allora, però... è molto meno del Super Bowl, che era tra parentesi, 120, però... mi sembra. Sì, però che sì. Tra parentesi, il 2020 è stato un anno orribile per gli ascolti, perché c'è stato proprio, si è registrato un crollo. Stiamo parlando di una media di 6 milioni di ascoltatori, penso solo in America però. E mi sembra anche comunque dura, cioè comunque molti articoli dicono che il 2020 è stato un brutto anno per gli ascolti delle finals. Ora sto cercando il 2021. Quanto tornando invece al discorso del trailer, a questo punto, viste le date, più, sì, in più, vai, scusa. Pensando a cosa è successo nel periodo in cui è uscito il primo trailer, in cui sono usciti i poster, poi dopo un po' alcune immagini, poi praticamente subito dopo il trailer, il fatto che il 9
esca questa, queste interviste con immagini e quant'altro, è ancora più probabile che esca un trailer più o meno lì vicino. Mm. E quindi la data di queste date qua, la più probabile è quella della finale delle, dell'8 di giugno. E al momento o l'8 o il 10 sono quelle più probabili, sì, le più... Anche perché, come ha detto Luke, la quinta, la sesta e la settima finale non è neanche detto che si facciano. Esatto, quindi, esatto. Quindi una di quelle due probabilmente è la data, cioè alla fine gara 1 e gara 2 normalmente sono quelle gare, adesso si dice così, cioè sono le prime partite, quindi devi un po' studiare l'avversario, così, quindi non staranno molto a molte persone non staranno a guardare le partite. Quando inizia a essere gara 3, da gara 3 si inizia. Gara 3 e gara 4 sicuramente avrai molto più pubblico, molto più audience, perché saranno lì che magari dicono: ah cavolo, adesso è su 2-0, faccio esempio. Sì, sì, no, si entra 3. Nel vivo della finale. Esatto, il sistema allora, americano fa questo di gare, ecco. Come il sistema di gare fa così. Allora, ho le ultime notizie sugli ascolti. Sì. Nell'edizione 2021 dell'NBA Finals gli ascolti sono cresciuti del 32% rispetto al 2020. L'edizione 2021 dell'NBA Finals hanno registrato una crescita di spettatori americani del 32% su NBA League Pass rispetto alle Finals 2020. È ancora più marcata la crescita della decisiva gara 6, quindi in salita del 50% rispetto al 2020. La crescita del 2021 delle visioni a livello mondiale su NBA League Pass è del 19%. E del 26% rispetto al 2019. Che non è niente male, infatti. Sì, credo che quindi si aspettino tra i 70 e gli 80 milioni di spettatori. Che non è poco. Che se li aggiungi, se li aggiungi i 120 milioni del Super Bowl, perché posso immaginare che tantissime persone seguono tutti e due gli sport, ma ce ne saranno anche tantissime che seguono il basket piuttosto che il football, viceversa. Magari se partiamo come base di partenza 120 milioni, magari in 140-150 milioni in totale li raggiunti. E infine, riguardo al trailer, a quanto dice Fellowship of Fans, ne sono state fatte tre versioni di questo trailer, di cui una è di 2 minuti e 18 secondi. Però ancora non si sa quale dei tre verrà mandato in onda né quando, quindi... Però dovesse uscire tra l'8 e il 10, per noi sono comunque date buone, perché vuol dire che al Comics di Torino della settimana prossima ve ne potremo parlare lì dal vivo. Quindi dite incrociate, ragazzi. Dite incrociate. Tenendo presente una cosa sul basket, ogni gara è composta da 4 tempi. Il primo tempo sono composti da 10 minuti ciascuno, e tra match 1 e match 2 ci sono 5 minuti, e poi tra la 2 e la 3 ci sono 10 minuti di intervallo. Quindi probabilmente hai 10 minuti per stare in quello slot lì, un po' come è stato per l'NFL. Certo. Ci può stare. La domanda poi più interessante in questo momento la fa Oscuro, chiedendo: quanto durerà la vostra live quel giorno? Dipende da che giorno è che esce. Esatto. E quanto dipende il trailer. Dipende se sappiamo quando sarà il trailer. Perché al teaser ci è andato l'annuncio col teaser del teaser. Però non sappiamo se è qui lo stesso. Beh, qua ci hanno già dato in pasto delle immagini 2 giorni fa, quindi diciamo che hanno attirato la nostra attenzione. Quanto durerà la puntata? Beh, se esce in quei giorni lì, il primo giorno, primo, secondo e terzo giorno di Comic, 3 giorni. Saremo live 3 giorni di fila a parlarvi del nuovo trailer. Anche con Pier faremo il frame by frame dal vivo.
sarà molto bello. Tra l'altro proietteremo su uno schermo lì al Comics, quindi per chi riuscirà a venire a vederci di persona sarà anche un'esperienza carina. E che dire, aspettiamo con ansia l'arrivo di questo nuovo trailer. E spero che sia quello da 2 minuti e 18. Sì, ma credo che se non è quello, comunque sarà tra i 2 minuti e i 2 minuti e 18. Gli altri due sono più o meno con la durata. Sì, cambierà qualcosina, ma sarà proprio una clip, una vera clip. Quasi più che ma allora, se facciamo un calcolo statistico, vai. Quando fu del Super Bowl, è stato un minuto circa. Un minuto, sì. Come è normale per un teaser. E noi abbiamo fatto 5 ore di diretta. Sì, conta anche l'attesa dell'arrivo. Sì, però tra un'ora e mezza prima. Tra l'analisi in diretta e l'analisi fredda qualche giorno dopo. 5 ore? 6 ore? 4, tra le 3 e 4 ore, credo. Solo? Pensavo un po' di più. No, ah, beh, ma sì. Tu dici l'analisi nuda e cruda? Sì, 3-4 sì, ore. Sì, sì, sì. Sì, sommando quella in diretta e quella con dopo qualche giorno con più considerazioni e quant'altro. Quindi se questo trailer durerà 2 minuti, come è plausibile, facciamo tutto il Torino Comics. Tutto il Torino Comics a fare frame by frame. Preparati Pier, porta il caffè. Ah sì, sì. L'11 notte non si dorme, mi sa. No. Porca miseria. Fischia. I buchi in una ventina di ore dovremmo farcela, sì, si spera. Comunque, prima di passare al Comic Con, perché ho un paio di cose da dire sul Comic Con, riguardo alla serie, un paio di giorni fa, no, ieri, Fellowship of Fans ad un certo punto ha deciso di rispondere ad alcune domande su Twitter e quindi ha tirato fuori alcune cose interessanti. Sì. Partiamo dal Meteor Man, o The Stranger, come ufficialmente chiamato. Vuoi che metti in sovrimpressione il tuo schermo? No. Ok. Non ce n'è bisogno. Fallo, Gilby. Da quanto dice Fellowship of Fans, all'80% si tratta di un personaggio originale. Boom. Boom, baby. E questa è bella, È bella, ma anche brutta. Ma sì, anche allora. Brutta. Allora, cerchiamo, visto che Oscuro vuole che gli diamo speranza, cerchiamo di non distruggerlo. Allora, io mi sono fatto un'ipotesi. E intendersi per personaggio originale, cioè nel senso inventato sì, ma magari mai nominato. Esempio, c'è nel Silmarillion un momento in cui c'è un elenco di Maiar e di Valar, a un certo punto si dicono quelli che stanno dalla parte di Morgoth, dice Morgoth ne ha attirati alcuni che sono scesi con lui nella tenebra, quindi andati con lui, quindi nella terra di mezzo. Alcuni erano i Valar, cioè i Balrog. Tra quelli che hanno nomi, il più famoso è Sauron. Quindi questa frase mi ha fatto sempre pensare: ok, ci sono altri Maiar che non sono diventati dei mostri, ma che hanno agito nella Terra di Mezzo. Quindi, se il Meteor Man è un personaggio originale e quella storia della mela che si distrugge è plausibile, potrebbe essere appunto uno di questi Maiar qua che sono, a questo punto sono al servizio o sono al servizio di Sauron, oppure è uno sbandato fuggito dall'inseguimento di Galadriel, potrebbe anche essere uno di quelli che si sono salvati e quindi incontra questo popolo che si troverà una specie di tenebra dietro da cui fuggono, come gli uomini nel Silmarillion fuggono dalla tenebra di Sauron e di Morgoth. E potrebbe essere anche una delle giustificazioni per la loro marcia, appunto, per il loro nomadismo, ecco. Anche loro sono uomini, quindi anche loro fuggono da una tenebra, e chissà che appunto non abbiano trovato questo appiglio.
questa è una speranza, perché poi il timore c'è di fronte all'idea che è un personaggio originale, però questo potrebbe spiegarlo. Sì. Non so cosa ne pensate voi. E Buchi chiede, se fosse così, che senso avrebbe inserirlo nella storia? Ce n'è davvero bisogno? Ecco, allora, non lo so, però l'unico senso sarebbe questo che ho detto adesso, cioè che per giustificare appunto, per inserire gli Hobbit nel, come perso, ci si è bloccato Pierre. Si è bloccato Pierre, sì sì. Doveva sì. Capitare. Si è bloccato. Speriamo che torni. Che torni a breve. Nel frattempo rispondiamo a questa domanda di Oscuro. Secondo voi come sarà lo scontro finale? Io immagino Sauron contro Gil-galad, Elendil, Isildur da una parte, Nazgûl contro Galadriel, Elrond, Goldfinger, Celeborn e qualche eroe inventato contro i Nazgûl. Lo scontro finale credo sarà l'ultima alleanza. Esatto, ah, tipo, esatto. In cui allora, i primi tre ci sono. Elrond anche. Galadriel sinceramente non ricordo. Non mi pare che ci sia. Se... Secondo me nell'ultima alleanza non c'è Galadriel. No. Neanche Elrond. Forse Goldfield sì. Però questo è il dubbio. Secondo me loro due, Galadriel e Elrond, sicuramente erano rimasti indietro. No, Elrond c'era nell'ultima alleanza. No, però nel film. Non mi ricordo nel libro se c'è. Questo è il dubbio che ho in mente, però vabbè. No, anche nel libro c'è. Cioè. Sì, ecco, non me lo ricordavo. Anzi, mi dicono anche che se Walk Project Zero me lo dice appunto che Elrond c'è. Sì, sì, ecco, non mi ricordavo. C'è. Sono andato a controllare anche. Pier, sei tornato? Sembra di no. Sì, ha un laggone. Laggone... Mm. Tremendo. Sai che di solito succede così quando dice che la batteria scarica? Ah, è vero, è vero. Doppio Pier. Ecco Pier, abbiamo due Pier. Togliamo un Pier, per cortesia. Perché uno non ci bastava più. Ne abbiamo due. Eccolo qua. Doppio arrivo. Sì. Allora, Pier, sei crollato quando parlavi degli Hobbit. Che si parlava... Rispondevamo ai buchi, che senso avrebbe inserire nella storia, ce n'è davvero bisogno. Cioè, allora, l'unico di senso che... l'unico senso che mi viene appunto farli, siccome sono uomini, bisogna trovare l'origine, anche loro, della loro grande marcia, appunto come gli uomini hanno iniziato il loro esodo scappando da, appunto, da Morgoth, da Sauron, dall'idea, no, della mortalità, tutto, eccetera, gli Hobbit potrebbero avere una cosa del genere, sono esseri umani anche loro, sono mortali anche loro, quindi alla fine il destino è simile, quindi potrebbero fuggire da qualcosa, da una tenebra oscura, questo Maetormen, questo Maiar, diciamo, malvagio potrebbe essere una soluzione, non ne vedo altre sinceramente. È vero. Non lo so. Ci starebbe. Sì, se la sfruttano così a livello di personaggio originale, ma in realtà preso da cosa già un po' aveva accennato Tolkien, ci potrebbe stare. Se fosse invece proprio completamente originale, che fa un'entrata in scena così clamorosa, lì storcerei un po' il naso, ecco. Sì, sì, però... mi sembra un po' fuori posto. Non lo so, non sono convintissimo che sia del tutto originale, ecco. Più come intendi tu. So che è una domanda banale, ma cosa intendiamo per originale? Cioè, creato apposta per la serie, ecco, e quindi potrebbe dire tante cose, potrebbe dire originale totalmente, oppure che ha preso spunto da indicazioni di Tolkien, quelle, no, in cui Tolkien dice, non dice, ti lascia degli squarci, degli spiragli, e tu ci inserisci un personaggio e gli dai il nome, ecco. Ecco, potrebbe essere appunto come ho detto io su questa cosa, parlo così. Dai. Ho capito. Allora,
Save Ewoks, più sento parlare di questa storyline, nemmeno mi convince. Quella dei, del Metermen e degli Hobbit. Sì, beh, è sicuramente il punto più fragile di questa cosa. Loro dicono che è il grande mistero di questa serie, quindi potrebbe essere che sembra un personaggio inventato, potrebbero anche trollarci, eh? In realtà no. Possibile. E poi è Gandalf. Esatto, Team Gandalf. Tipo. Boh, io sono ancora... Boh. Chissà, so. Magari il trailer tra meno di una settimana magari saprebbe chiarirci di più e potrebbe chiarirci bene le idee. Ma non credo ci chiarirà bene le idee, proprio perché lo definiscono il grande mistero della serie. Secondo me finché non vediamo la serie quel personaggio non capiremo chi è. È anche vero questo. Ma allora... Sempre a proposito di questo personaggio, una delle idee che avevamo, abbastanza diffuse, era che potesse trattarsi di uno degli stregoni blu. Sì. A quanto pare gli stregoni blu non saranno nella serie, o almeno non in questa prima stagione. Ah, quindi tutte le nostre teorie su vanno di qua, vanno di là, poi si scontrano fra di loro, ma le sette... Sì. Niente, per ora, oddio, per ora. Per, almeno però ci sta, perché comunque se arrivano nel 1600 ci sta che arrivano alla seconda stagione. Sta, sì, come, questo è vero. Potrebbe, quando arriva Glorfindel, insomma, potrebbe stare che non sono nella prima. Questo è vero, è vero. Peccato, un vero peccato. Poi vedremo, beh, magari. Speriamo. Poi riguardo a Finrod, con questa cosa che avevamo paura che un fratello di Galadriel potesse essere Adar, sì. Sicuramente non è Finrod, perché Finrod muore e viene sepolto come nei libri. Perfetto. E quindi posso dire che questa cosa mette in campo un'altra possibile cosa, cioè vedere almeno per un frame Beren e Lúthien. Che lo seppellisco. Che da un lato mi piacerebbe un sacco, cioè con il fatto che sembra che la battaglia che si vede nel trailer con Finrod sia la Dagor Bragollach, il far vedere poi il come si salva e quindi la promessa che fa che lo porta poi a morire per salvare Beren, per aiutare Beren, sì. Sarebbe perfetto per collegarsi a uno spin-off di Beren e Lúthien. Sì. Ci sarebbe veramente il collegamento perfetto, secondo me. I diritti per inserire Beren e Lúthien ce li hai, perché sono presenti nel Signore degli Anelli e nelle Appendici. C'è proprio anche la poesia tutta, quindi una gran parte della poesia. Quindi ci sta. Se lo fai seppellire come è stato seppellito, è abbastanza indicativo. Almeno una scena con loro due e il cane sarebbe stupendo. One. Poi magari non ci sarà e sarà, si vede solo la tomba e basta, ecco. Però la speranza c'è in questo particolare. Magari nella serie fanno vedere... Nella serie fanno vedere la tomba e poi, come diceva Ici, magari anche a me non mi dispiacerebbe lo spin-off su Beren e Lúthien, non mi dispiacerebbe, sinceramente. Sì, anche perché comunque è una storia che anche chi non ha letto il Silmarillion in fondo conosce abbastanza, anche chi l'ha letto vagamente, è una storia che si conosce abbastanza, quindi sarebbe bellissimo lo spin-off su Beren e Lúthien, un sogno, sì. Guarda. sì. Quindi... Queste tre notizie, di cui due che ci piacciono, una un po' a metà, staremo a vedere cosa ne verrà, insomma, speriamo che sia come dico io, che se no, su Major Man. Dopodiché, Tar Palantir ci sarà nella serie, quindi il padre di... Miriel e quindi l'ultimo re di Numenor prima di Ar-Pharazôn, ci sarà nella serie. Sì, anche perché ecco, sappiamo da Fellowship che Ar-Pharazôn non è re nella prima stagione, quindi questo presuppone che Tar Palantir sia ancora vivo, magari alla fine stia morendo e insomma si
si vede quelle scene in cui lui sta sulla torre e spera di vedere le navi degli elfi arrivare, non arriva nessuna nave, quindi siamo un po' alla fine, via il trono a Mirel, però poi sappiamo quello che succede. Non mi ricordo se abbiamo un'ipotesi su chi lo fa. Sappiamo... Non mi sembra proprio, no. No. Provo a cercare adesso se magari è uscito qualcosa. Non credo. Perché effettivamente non abbiamo ipotesi su Tarpante. Su Reddit però questa del ipotesi del 4 febbraio, 4 mesi fa, ipotizzano un Peter Mullen. Che però che sappiamo... No, è Durin III, quindi... È vero, sì. È vero, quindi non può essere, avete ragione. Era un viso più gentile comunque di Peter Mullen, cioè un personaggio più poetico, più intellettuale. Ricordatemi chi era che stavamo parlando, ha avuto un voto? Peter Mullen. Tar Palantir. È il re prima di Ar-Pharazôn, è il re che cerca stavo guardando sì, su sì. IMDb se okay. C'era qualcosa, ma non c'è ancora nulla neanche no, non qua c'è niente. No, io all'inizio pensavo potesse farlo Charles Edwards, devo dire la verità, poi però Charles Edwards fa Celebrimbor, quindi qualcun altro sicuramente, andiamo a vedere, vedremo. Personaggio centrale questo, quindi chissà, magari nel trailer vediamo anche qualcosa. Chissà, perché su Numenor c'è un grande aleggio, un grande mistero, grande segretezza, a parte per l'immagine iniziale. Sì, esatto, veramente. All'inizio del teaser. Sì, quindi ci stanno tenendo sulla brace. Dopodiché l'ultima cosa che Fellowship of Fans dice quando gli viene chiesto se si vedranno combattimenti o grandi battaglie, dice che ci saranno molti raid degli orchi. Sì, giusto. Sì. Questa è una delle ultime voci che è arrivata, quindi vedremo tante battaglie, tanti scontri. Sì. Dovrebbe essere... tutta roba relativamente piccola, nel senso non vedremo proprio grandi battaglie, però, sono più piccole battaglie per dei villaggi, però combattimenti di relativamente larga scala ci saranno. Sappiamo già del raid al villaggio di Tirarad, no? Quindi quello ci sarà, che se li ritrovano e pensavano che fossero tutti estinti gli orchi, ci prendono un colpone di quelli indimenticabili. Quindi sì, quindi vedremo sì questi re, perché alla fine sono abbastanza, cioè in questo momento forse vedremo gli orchi che pensano di poter, finalmente, come dicevano Shagrat e Gorbak, possiamo fare la bella vita e razziare come ci pare senza padroni, e invece no. Allora, Save Ewoks ci scrive: vi faccio una domanda un po' spinosa, vi sta convincendo la campagna di marketing? Io francamente sono un po' deluso. Io no, per il semplice fatto che non è ancora iniziata. Cioè, sì, praticamente non è ancora iniziata. Sì, per ora ci stanno facendo vedere poco, ma a me non sta cioè, come dire, non devono neanche rischiare di bruciarsi cose importanti col marketing spendendo così tanti soldi sulla serie. Quindi questo enorme alone di mistero che rimane sulla serie e sui personaggi, secondo me è volutissimo, è proprio tanto voluto, proprio per evitare, cioè per invogliare di più ad andarsi a vedere poi la serie a settembre ed evitare che la gente la eviti. Perché... Però attenzione, sono tutte cose che non sono di Amazon, cioè non abbiamo visto neanche ancora o sbaglio, se magari sbaglio ricordo male. Da Amazon non è uscito neanche nulla, cioè soltanto il trailer, ma poster, volantini, robe così, non ricordo di aver visto altro se non a parte la roba di Variety e queste pochissime cose di Empire. Sì, però no, aspetta, formulo bene la frase. Sì. Sul sito Amazon o su prodotti Amazon proprio, non Vanity. Vanity o Empire, che sono... È un marketing indiretto, vuoi dire. Esatto, sono elementi indiretti.
mentre invece diretti da Amazon soltanto il trailer o il teaser trailer. Beh, se vai su Prime Video c'è già la sezione dedicata su Prime Video. Sì, sì, però non c'è un poster, non c'è qualcosa di diretto da loro che ti dicono, o tranne il teaser trailer. Questo abbiamo visto il filmato della creazione della scritta, sì, quello sì. Abbiamo visto, mi sembra. Per il resto, sì, stanno andando con molta segretezza, aspettando un momento. Esatto, quello che... Sì. Cominciamo adesso il marketing, quindi è difficile essere delusi dal mio punto di vista, anzi, finora. Poi, vedendo altre serie di Amazon, il loro marketing è sempre molto, magari grosso, però asciutto, senza cose, ecco, esagitate, ecco, non è quelle cose... Però noi ci aspettiamo grandi cose, appunto perché hanno speso tantissimo, però stanno facendo, appunto, mettendo questa grande segretezza, secondo me, in attesa del botto che arriverà adesso, perché già... Sicuramente fra poco uscirà un trailer e poi sicuramente al Comic Con uscirà un altro e poi a agosto saremo letteralmente sommersi di marketing. Anche perché agosto è il periodo peggiore per il marketing di serie, film e cose del genere, quindi per renderlo effettivamente effettivo sarà il doppio se non il triplo rispetto a quanto sarebbe normalmente. Esatto. Quindi sì, fra poco verremo sommersi di merchandising. Vabbè, col merchandising in realtà se vogliamo prenderla un po' larga hanno già iniziato, c'è questa riedizione del Signore degli Anelli di Amazon con Harper Collins, con le copertine della serie TV. In preordine o già in vendita su Amazon, adesso non ricordo, e comunque a breve verremo sommersi di merchandise ufficiale, dalle magliette ai poster, magari ci saranno nuove licenze della Funko, quindi ci saranno magari Funko Pop dei personaggi che abbiamo già visto nel trailer, inizieranno a sommergerci di roba. Pensa, bello il Funko Pop di Lenny Henry, bellissimo, che figo. No, io prenderò sicuramente quello di Galadriel, quello lì è da avere per forza, e poi così riusciamo anche a rimpinguare lo stand di Sentieri, perché i comics noi eravamo diventati, i comics di Torino, famosi per avere la collezione completa di tutti i Funko del Signore degli Anelli, e mannaggia no, non hanno più la licenza per quelli lì, quindi li abbiamo finiti tutti, ne aveva anche di belli, il più bello era non il Re Stregone, il Re dei Morti, adesso non mi viene... Quello invisibile? Sì, che praticamente era di plastica, era fatto lo scheletro, poi sopra era stato modellato il resto con questa gomma verde trasparente bellissima. Forse ne abbiamo ancora uno o due in magazzino, belli. Andiamo avanti. Allora, per rispondere a non mi ricordo più chi, che chiedeva il rating della serie. I buchi, mi sembra, sì. A quanto si vede su Amazon, in Italia è 16+, al momento. Quindi violento, ma non troppo. No, infatti. Avevano detto in un'intervista, no? Che non sarà Game of Thrones, ma ovviamente ogni tanto magari i ragazzi più giovani salteranno un po' sulla sedia, si copriranno le mani. Ho fatto un'intervista a G.D. Payne, mi sembra l'aveva detto. Ci sta, alla fine lo sappiamo. Già. Se pensiamo a come muore Gil-galad. Appunto. Sarà molto forte come scena quella. Esatto. O anche Celebrimbor, che sappiamo che è appunto la fine che fa. Anche bello, vabbè, bello, dai. non diciamo altro. Allora Ici, avevi qualcosa sul Comic Con di San Diego, mi sembra. Sì, ci arrivo tra un attimo se condividi il mio schermo. Certo. Vi dico un'ultima notiziola, ovvero la Weta Workshop ha confermato
di star lavorando alla serie Gli Anelli del Potere, mettendola proprio sul sito. Oh, e non l'avevano detto in tempi non sospetti. Allora, qua non c'è scritto niente, qua sotto, sì. Ma se non sbaglio, sì, c'era scritto qualcosa quando è... quando l'hanno messa. Ora non ricordo la parola specifica che hanno usato, però era qualcosa che indica che hanno proprio costruito un qualcosa per la serie. Quindi non si sa bene quanto, cioè non si sa se hanno preso parte alla costruzione dei dei set, alle armi, alle armature, se di tutti o se solo di un popolo, non sappiamo bene, però sicuramente qualcosa hanno fatto. Ma se è coinvolta la Weta, penso che sia coinvolta tutto tondo, eh? Difficile che interpelli una, fai entrare la Weta, cioè fai tornare a casa la Weta nella Terra di Mezzo e gli fai fare solo qualcosina. Sì, ma le voci attuali sono che non hanno fatto proprio tutto, anzi in realtà non avrebbero fatto neanche poi tantissimo rispetto al totale che è stato fatto per la serie. Poi, non so. Vedremo. vedremo. Io volevo... prima di andare avanti col Comic Con, stavo leggendo alcuni alcuni commenti sul su Galadriel, a partire da questo qua di Oscuro Signore, dove chiede a Pier se tu ce la vedi Galadriel partecipare attivamente all'ultima alleanza. Allora, tienitelo lì, Pier, perché adesso ti leggo tutto il thread. E poi mi dice, e Alberto gli risponde, sicuramente Galadriel fra le più decise contro di lui, inteso contro Sauron, perché andava avanti già da un po' prima. E poi continua, io temo che potrebbero inserire la forza nell'esercito dell'ultima alleanza, anche se costerebbe pure col prologo della trilogia. E qua io faccio un appunto, ricordiamoci che sì, visivamente c'è sicuramente un collegamento con quello che ha fatto Jackson, però ci sarà anche qualche scostamento, ecco, da ciò che ha fatto Jackson. Sebbene sia, cioè, ci siano coinvolte tantissime realtà che hanno lavorato con Jackson, non è proprio un prequel, tra virgolette, passatemi il termine, conclamato dei film. Oscuro risponde ad Alberto dicendo, secondo me non è inserire la forza vista la sua attitudine, e Alberto risponde, nei libri lei è una maga potente, non una guerriera. E qui volevo la risposta di Pierre, perché ne abbiamo già parlato tempo addietro su Galadriel. Allora, e non in realtà è... il fatto che sia... Quando c'è da menare le mani ed è necessario, lo fa. Non è una guerriera, ma non è nemmeno una maga. Ecco, cioè, in realtà non è una maga nemmeno, cioè possiede quest'anello, e però nelle ere precedenti non era la dama che conosciamo. Quella, uno, gli è stata data una caratterizzazione estremamente, come dire... eterea da Jackson. In realtà Galadriel era un amazzone, Tolkien stesso usa questo termine, a Valinor cavalca come gli uomini, è descritta anche come anche un po' più robusta delle dame elfiche, eccetera. E io ricordo benissimo due cose, abbiamo già detto, però lo diciamo. Uno, quando dice che ai porti combatté con ferocia per difendere la stirpe di suo padre contro i fianoriani, quel ferocia, ecco, Tolkien era un filologo, le parole non è che le butta lì a caso. Un peso e un valore, esatto. Un valore, e poi quando nei racconti che più ti dice che vedeva i nani con occhio da comandante militare, ecco, perché erano i migliori guerrieri da contrapporre agli orchi. Ecco, questa mi sembra una frase, forse la più significativa di tutti, perché ti va a dire una che vede le cose non solo come una saggia donna, ma anche come una che ha il fuoco dentro, che può combattere in certi momenti. Nella seconda era non è mica tanto saggia, alla fin fine, perché non trova la forza di distruggere gli anelli, non ha avuto la possibilità. Quindi è un personaggio che ha un'evoluzione. Io tra l'altro avevo scritto un articolo 2 o 3 anni fa, in cui dicevo che Galadriel dà un addio al potere lento, cioè all'inizio
focosa, eccetera, magari anche, qualche volta meno anche le mani, vuole un regno tutto suo, dei poteri tutti suoi, poi pian piano capisce che in fondo quello che conta è salvare, come dice, cioè noi oggi diremmo salvare il pianeta, più o meno il discorso è quello, no? Che il potere da mettere da parte, quindi probabilmente combatte durante la seconda era, lo vediamo, spunto all'inizio, però la mia idea è che alla fine si stanchi di questo, cioè capisca che ci sono altre cose e che alla fine l'ultima alleanza forse non ci sarà a combattere, questa è la mia idea, poi però magari combatterà non proprio lì sotto, ecco, sì. Perché quello che sappiamo è che lì c'è questo assedio lunghissimo, magari nella serie verrà tagliato, non sarà così lungo, però a combattere contro Sauron ci sono Elendil, Gil-galad e Elrond, e Isildur. E quindi magari Galadriel non è lì al centro, magari è un po' più indietro o ha... Non sappiamo, però non ce la vedo che cozza la sua presenza, ecco. Perché comunque è un leader degli Elfi. Noi vediamo anche la sua, come dire, preponderanza d'autorità anche rispetto al marito, a Celeborn. Celeborn ci fa una figura lì a Lothlórien con la compagnia non tanto eccezionale. Quindi un personaggio che avrà un'evoluzione, all'inizio la vedremo focosa, eccetera. Loro hanno anche spinto col marketing, secondo me, da farcela vedere un po' così. Siamo anche in un momento di girl power, e quindi ci sta anche che si affezioni un personaggio che ti possa portare, no? Avvicinare anche le donne, no? Vedere questa serie, credo. Però ci sono anche delle basi di Galadriel. Io non me la sono mai immaginata come una dama eterea, sinceramente. Mai, anche le prime volte che leggevo. Mi piaceva questo suo passato turbolento. Quindi magari anche con una spada in mano. Perché no? Sappiamo poi da Tolkien stesso che nella history ci dice chiaramente che non c'erano lavori o attività da maschio e da femmine. Anche l'attività militare poteva essere fatta da entrambi. Quindi non ce la vedo sbagliata Galadriel a combattere, anzi. Però chiaramente non deve diventare Xena, ecco, non deve essere lei il centro, certo. Ecco. Quindi penso che ci possa stare, però magari nell'ultima alleanza forse non sarà in prima linea, ecco. Perché è un'evoluzione. Sto leggendo i commenti, Alberto, continua a non essere... Concorde, però. C'è da dire che però appunto Galadriel all'inizio è una combattente, quindi vuole andare, poi capendo che cos'è la guerra, magari capendo che cos'è stare in prima linea, a un certo punto comincia a fare qualche passo indietro e fare tra virgolette da generale, cioè di guardare un po' il combattimento da un punto di vista diverso, stare dietro e incominciare a dare gli ordini piuttosto che gestire in maniera diversa la situazione. Poi nel Signore degli Anelli il film diventa una dama, cioè diventa una persona che è in casa, che è proprio lì, e però conosce bene la situazione, cioè anche se è rimasta dentro le sue mura conosce bene le situazioni perché ce le ha vissute, le ha conosciute fino in fondo, quindi probabilmente dall'inizio, cioè dall'entrare nella guerra a uscire, facendo questo passaggio ha anche uno sguardo completamente diverso delle cose che stanno capitando attorno a lei. Esattamente, personaggio che si evolve, cioè sarebbe strano vederla combattere all'inizio e poi alla fine si comporta come nella prima stagione. Sarebbe un personaggio banale, non credo che vogliano fare questo. No, infatti. Dovremmo vedere sicuramente quella transizione che la porta a essere poi la Galadriel che vediamo, che vediamo nei film. Come Elrond, un giovane ambizioso che diventa un saggio malinconico. Quindi c'è così, questa cosa. Sì. Anche perché noi entriamo nel Signore degli Anelli. È il Signore degli Anelli che ci presuppone che noi conosciamo bene tutta la storia. Ma per alcuni di noi non è così. Quindi entrare nel Signore degli Anelli, avendo la serie TV, ci aiuta un po' di più a capire quei personaggi e perché sono arrivati a quelle caratteristiche che i film, che la trilogia poi ci ha portato. Sì, dobbiamo astrarci dal fatto della terza era che è tutto compiuto, gli Elfi sono in crisi, sono in decadenza, stanno andando via, non c'è più regni grossi per cui combattere,
è una decadenza, è una, come dire, una malinconia, è un chiudersi se stessi. Nel secondo era non è così. Loro pensano di poter finalmente rifiorire dopo, dopo i 500 anni sotto Morgoth. Quindi non, non stanno tranquilli. Sono, ecco, forse a me personalmente, vedendo la trilogia, mi ha sempre posto la domanda, certo, tu mi dici a voce, mi spieghi qual è il motivo del perché se ne vanno, ma perché se ne vanno? Cioè, mi viene caramente, sì, ma fisicamente, cioè, voglio vedere quella battaglia, perché hanno deciso che a un certo punto loro se ne devono andare, e nel Signore degli Anelli, sì, questo non c'è, e quindi forse no, entrare nel vedere la serie TV anche con, questo, con questa domanda, sì, ci porta poi ad avere meglio più risposte anche quelle che Signore degli Anelli, sì, non ci ha potuto dare. No, che l'ho già per acquisito, appunto, invece esatto, qua vedremo questo, questo avvicinarsi al momento di vita degli elfi in cui cominciano a svanire, tra virgolette, e allo stesso tempo però perdono anche, come dire, politicamente importanza, perché nella terza era sono dei regni tutti chiusi, e, eccetera. Quindi non c'è più un re, non c'è più re di Noldor, da almeno 1000 anni. Gilgalad è stato l'ultimo, quindi... Ok, molto bene. Allora passiamo invece al, al Comic Con ICI, giusto? Sì, allora, prima cosa del Comic Con, breve, veloce, non posso dire indolore, perché si tratta del fatto che la Weta Workshop ha detto che non ci sarà quest'anno al Comic Con di San Diego. Peccato. I motivi sono sostanzialmente che se qualcuno si, del, di chi va andrebbe al Comic Con si becca il Covid mentre al Comic Con, poi non ci sono abbastanza braccia per lavorare a tutto quello che, a, su cui stanno lavorando in questo periodo. Può anche essere, probabile. Sì, la motivazione che hanno dato sostanzialmente è quella. Quindi. Io ce li vedo però dentro la, la Weta con i cuffiettine bianche, stile proprio infermiere, ma quelli non quelli che Gilby. Proprio... con i guanti, no, nel senso, cosa vuol dire non quelli come Gilby? No, ma no, no, stile, come dire, camera settica, cioè proprio nel, nella situazione in cui sono completamente coperti da testa ai piedi per evitare qualsiasi attacco. Come in Alien, to. Esatto, con come tutoni in Alien. All'Alien, ok. Passando invece a, ad Amazon... Allora, per chi non conoscesse molto di come funziona il Comic Con di San Diego, c'è la parte interna al Comic Con di San Diego, che è in realtà quella che si vede normalmente, credo, in cui ci sono anche i posti per le conferenze, ci sono una marea di stand di tutto e di più, ma c'è anche una parte esterna, solitamente anche visitabile senza il biglietto, che è costituita da vari posti in giro per San Diego, con questi posti che alcuni mettono su per pubblicizzare qualcosa. Installazioni. Installazioni. E in particolare questa che vi sto mostrando è l'installazione di Amazon Prime Video del 2019 dedicata a The Boys, Carnival Row ed Expanse. Bella, quella roba, quella piramide al centro del prato? Tutto quanto. Cioè, tutta l'area, tutto. Allora, la piramide è una cosa bella grande, però anche pensavo queste parti qua attorno... Ammazza. Tu pensa no, guarda, è grosso come il parco del castello di Osasco. più o meno. sì, ho, fatto un conto, più o meno le macchine lì sulla destra sono 12. Quindi facendo un'ipotesi di 3-4 metri ciascuna, la lunghezza è quella. Ecco, qua si vede meglio l'immagine. Sì, si vede un po' meglio. E si tratta sostanzialmente di delle experience, quindi ci bello, sono queste zone in cui entri e ti ritrovi nel mondo
del prodotto che pubblicizzano. Stupendo. Che bello. E l'immagine che si è vista di più in questi giorni è questa qua, che riprende la piramide. Ora, perché ci dici questo? Perché sappiamo per certo che Amazon, scusate, che Amazon farà questa experience anche quest'anno. In realtà al momento è l'unica cosa che sappiamo per certo Amazon farà al Comic Con di San Diego di quest'anno, ma sinceramente dubito sarà veramente l'unica cosa, perché è un'occasione troppo ghiotta per non spammare un trailer e conferenze e quant'altro. Però quello che sappiamo è che dovrebbe fare un experience e non si sa bene di cosa, ma in realtà da quello che si vocifera dovrebbero essercene due separate, che quindi non sarebbe come nel 2019 in cui ci sono tre experience una attaccata all'altra, ma una in cui ce ne saranno forse anche più di una, e una dedicata a qualcos'altro. Non si sa cosa, ma sappiamo tutti che cosa. E quindi tutti al Comic Con! E quest'ultima, da quanto si sa, Amazon ci spende 5 milioni. Cosa sono, gruzzoletti ormai? Ma sì, ormai che ci ha speso un miliardo, puoi capire 5 milioni cosa sono. Bella nave di Numenor, qui puoi viaggiare. Sì, c'era anche chi ha ipotizzato che potessero fare una nave di Numenor e attraccarla al porto di San Diego. Bellissimo. Sarebbe quasi da andare a questo Comic Con. Sì. Quasi, solo quasi. No, ci starebbe la stragrande. Il problema è che costa un po' andare fin là solo per un experience che ti dura tipo un'ora forse. Fantastico. Ok, staremo a vedere, dai. Staremo a vedere, sì. Anche il Comic Con pare che sarà... Sì. Invece Amazon, vi diamo conferma, ha speso invece 1 milione per il Torino Comics, dove per l'installazione di Sentieri Tolkieniani, dove potrete vedere e vivere l'esperienza insieme a noi. Quindi veniteci a trovare la settimana prossima al Comics di Torino. Che esperienza possono fare? Dai, diciamo che esperienza possono fare. Oltre a guarda che abbiamo un'installazione di ben 24 metri per 10, quindi mica roba da poco, con area conferenze, stand, casa Baggins, il gioco di butta l'anello dentro Montefato, ci sarà la compagnia dei viaggiatori in arme, l'area mostre, l'area ludica, cioè ce ne sono di cose da venire a vedere e fare a questo Comics. Per concordo quanto riguarda... pienamente. L'area conferenze poi sarà bella viva, perché avremo ci sarà Tree of Tales, interventi sulla serie TV dove ci saremo noi, anche Pierluigi, in particolare il sabato, ci saranno interventi su Tolkien, le sue opere, ci saranno anche Ivano Sassanelli, Angelo Mereghetti, Chiara Neirotti, avremo tutta una serie di ospiti e di interventi molto... L'intervento concordato stasera tra Piera e Ivano sulla nonna di Gollum. Ci sono tante cose di cui parlare a questo Comics, e quindi dovrete succedere. I buchi a Torino, direttamente alla nave di Erendil. Sì, sul Po, ai Murazzi, ci sarà attraccata la nave di Erendil. Dopo Fast and Furious a Torino, Amazon Lord of the Rings on Prime. Quindi ci sarà un po' di tutto. Allora vi leggo un messaggio. Se no lo facciamo noi un filettino di fiume e poi ci buttiamo dentro una nave. Tanto ma sì, ma infatti. Allora vi leggo un messaggio che c'era arrivato su Spreaker, poi è sparito ma è ricomparso su Twitch. Quindi ringraziamo Andrea che ha scritto su Twitch il primo messaggio della serata, scrivendo: signori, piccola info, confermo che Galadriel non scese effettivamente sul campo nella guerra dell'ultima alleanza, in quanto all'epoca era impegnata a governare in remoto il remoto Edelond, il porto elfo in riva al mare insieme al marito Celeborn. Ok, sì, infatti non mi ricordavo questa cosa, però ho fatto bene a ricordarla. Questo non esclude che
altre truppe possono cercare di prendere quel porto e comunque le combatte lo stesso in qualche modo. Ah sì, che debba, sì, debba proteggerlo, certo. Debba proteggerlo, quindi comunque è una, cioè, comunque se sta lì non è un ruolo passivo, ma è era comunque un'importanza anche militare in qualche modo. Quindi questo secondo me conferma. Sì. Infatti il dubbio era andare a dove c'è l'ultima, sì, alleanza, la battaglia quella lì, piuttosto che in altre guerre, oppure rimanere, sì, da sé in casa, ecco, questo, sì, forse... Stiamo a vedere se la serie rispetterà questo, stiamo a vedere. Bisogna vedere, non si sa. Io ci spero, insomma, che rispettino questa storyline e non vadano a mescolare le cose. Ebbene, ragazzi, io direi che siamo a 2 ore e 46, anzi 2 ore e 47 di diretta. Vi abbiamo esposto tutta una serie di cose, abbiamo esaminato insieme i poster di Empire Magazine, abbiamo provato a ipotizzare quelle che sono le date più, stando ai leak, alle ipotesi di Terra Media Brasil, quelle che possono essere le date più plausibili dell'uscita del trailer. Noi puntiamo sull'8 e sul 10. Diciamo, sono le nostre puntate vincenti, quindi settimana prossima. Di cos'altro abbiamo parlato? Abbiamo parlato, beh, di un sacco di cose, di Galadriel, abbiamo parlato del Comic Con di San Diego, di tante cose, quindi se vi siete collegati solo verso la fine della puntata andate a recuperarla, appena interrompiamo la diretta sarà già disponibile il podcast su Spreaker, su Spotify, su tutte le piattaforme che volete, che preferite, oppure il video on demand su YouTube. Vi ringraziamo della... vabbè, anche su Twitch, è vero, abbiamo trasmesso anche su Twitch stasera. Vi ringraziamo tutti di essere stati qua con noi, vi rimandiamo allora all'appuntamento settimana prossima, settimana bella calda, per sentire i Tolkieniani Radio Brea, ma anche per Terra di Mezzo Italia, perché 10, 11 e 12 di giugno siamo al Torino Comics con un'area che vi abbiamo descritto prima, molto grande e ricca di... Ah! Sì, cosa? Ma vuoi far vedere un ultimo tweet, una cosa su Instagram? Preparalo, io nel frattempo finisco di dire questo. È quello che hai condiviso oggi. Sì. Non farlo vedere perché non è quello che pensi tu. Ok, allora niente, basta. Allora niente, per me. Così andrete a dormire col dubbio. quindi 10, 11, 12, Torino Comics, venitici a trovare. La puntata della settimana prossima, quindi verosimilmente del venerdì sera, la faremo o direttamente il venerdì dal Torino Comics nella giornata, o se andiamo in onda di sera vedrete insieme fisicamente me, Ichi e Luke, mentre Tony invece sarà lontano. Pier lo vedremo in treno magari, che ci raggiunge, perché il giorno dopo ci sarà anche lui al Comics sabato 11, quindi che dire, veniteci a trovare e niente, buonanotte alla e portateci prossima. Il caffè, ragazzi, portateci il caffè. State all'occhio, stiamo all'occhio per la notte tra l'8 e il 9, perché il 9 appunto sappiamo esce Empire Magazine, potrebbe uscire nella notte tra l'8 e il 9 il trailer. Quindi se dovesse uscire noi saremo svegli quella sera lì, se esce andiamo live, de botto, così, senza senso. Voi mettete, ecco, voi quattro, mettete il mio numero nei preferiti sul telefono, in maniera tale che anche se lo mettete in silenzioso per dormire, se vi chiamo, vi suona e mi potete rispondere. No, se tu mi chiami io non rispondo, cioè parliamoci chiaro. Come non rispondi? C'è il trailer di notte e non... Tony, non, digli qualcosa. Non si fa una notturna neanche. La farò da solo con Pier e Ichi. Non ti preoccupare, ci siamo noi, ci siamo io, Ichi. Bravo. Pier non lo bravo. So. Bravi, e Bergamasco, lasciamo a questo giro. Magari ci sono anch'io, magari. Magari, dai. Magari. Ma vatti fare Atalanta, porca miseria, va. Vabbè, io non ti ho detto nulla a riguardo, sappilo, non ti ho detto le brutte parole, sappilo, te l'ho detto. Ho detto vai a tifare Atalanta, non è che ti ho detto, nulla, io non ti ho detto cose cattive. Si vede che tardi, stanno partendo gli insulti. Sì, gli insulti adesso sempre così. Ma sei contento che il Monza è in Serie A adesso, Luke? La squadra è la seconda squadra lombarda adesso, Ma quale, ne avete 5 squadre lombarde in Serie A? No, ce ne sono 3. Una è la Rossoneri, c'è il Monza, e poi c'è l'altra. E l'Inter? Ah. È la terza. E il Monza? Scusa, c'è l'Atalanta. Ah, non hai contato l'Atalanta. Mamma mia.
Esatto. Sei... No, che, vabbè, che ma non è possibile, ma è vergognoso. Che bergamasco, che bergamasco. Pazzesco. Va bene, niente, dopo no, questa diatriba calcistica, buonanotte, alla settimana notte. Prossima. Venite a trovarci a Torino Comics. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Notte a tutti.